Yes, I think we can start together. Good afternoon, everyone. Thanks for joining us. We are really happy to take a further step in the journey of our International Symposium, Future Design for Knowledge Innovation. This is the second roadshow we have organized that will bring us to our plenary event that will take place next 31st of March. Well, we host international speakers coming from universities, entrepreneurs, corporates and operators in the industry of knowledge and learning. Let me just introduce myself. My name is Valentina De Matteo, and I work as an advisor in the field of innovation and change management, and as a PhD fellow within the University of Bologna. I'm cooperating in this wonderful project related to understanding the impact of design and the role of design in the knowledge innovation. So we are just trying with this international research to explore future of organizational knowledge and learning, because we believe this is a very, the impact of design can be very, very huge, especially in exploring the futures of organizational knowledge and learning. And what does it mean for us? Knowledge innovation. For us, knowledge innovation means mainly four things that we can just see in the next slide. The first meaning to us is about designing new processes and strategies, enabling knowledge and skills to be always regenerated within the organization. I think we can go on with the slideshow, please. The second is about designing new learning experience augmented by enabling technologies. And the third is designing new communities of knowledge sharing and learning, communities that can be physical, digital, and hybrid. And the third is about designing new formats and exploring how these formats influence the content on knowledge and vice versa. As you imagine, this knowledge innovation journey is a huge journey and we cannot do it alone. So that's why we have opened an international call to gather relevant cases and to explore all the international best practices all over the world that will be part of our international research. All people and organizations wanting to share their case will be recognized publicly, recognized and as active contributors, and their name will be appear on our research. So if you want to join to our international survey, let us just know by quickly answering to the Google survey that we just having here in the chat, so that you can share all the relevant cases and experiences relating to the knowledge innovation and the learning innovation. We have just a few minutes to share some technical information about the event. We will have three rounds in this afternoon together. The rounds will last about 1 hour. And in these three rounds, we're going to explore diversified point of view related to knowledge learning innovation. So the first round will be about and will have a specific design perspective. The second will be focused on a point of view of cooperation. And the third one will be focused mainly on the experiences we gathered in the region of Emilia-Romagna. Please note that this will be the single round, the only round that will be held in English, and the other one will be in Italian. I remind you that wherever you want, you can absolutely share opinions, questions, doubts, curiosities through the chat. So feel free to use it, and we absolutely encourage you to do it so that we can have a very open conversation. At the end of each round, we will try to summarize all the highlights and the main concepts that have arisen from the conversation, thanks to a visual recap made by Fatou Nyang, one of our passionate students. Thanks, Fatou, for being here with us. And I think I forgot nothing in terms of technical things, but if you want, please share your comments and your open points through the chat. And we can start with an amazing duo talking about knowledge innovation from a design perspective. And the first interview will be related to a call to action for designers, which is actually knowledge innovation for us. And let me just introduce
confuse you, the two people who are now sharing their point of view about knowledge innovation, who are David Grossman and Mariano Alessandro. David Grossman is an environmental graphic designer focusing mainly on public and institutional projects. He has many years of experiences in design education as a lecturer, head of department, and head of school. And he has been president of ECOD since, I think, 2017, if I'm not wrong, and has represented ECOID on the Design Declaration Summit Steering Committee. David has also been active in supporting the development of the Chinese design industry infrastructure. So this is briefly his very huge career in design. And Mariano leads the development of the Index Project digital platform and is an active member of education program of the Index program, facilitating workshop around the world. He represents Index Project at the Design Declaration Summit, and also head of special project designing and executing special custom projects with partners around the world. He has an education background in system analysis, system engineering, history, and design-based education, a long experience as a developer, system designer, and a deep love for technology and design thinking. So thanks, Mariano and Devin, for joining us in this conversation. I would like to start with a question to Mariano. We are now exploring the role of design in knowledge innovation. So what's your personal definition about knowledge innovation, Mariano? Thank you, Valentina, and hello, everyone. Well, I mean, knowledge is power, right? So I think that the general definition goes something like the right experimental research combined with the right development and the right empirical practices. And I mean, that can generate the crucial knowledge that is needed for organizations to be ahead of the curve. But this being ahead of the curve is closely tied with this unstoppable growth mantra, right? That both governments, organizations, they seem to put above everything else. And I think it's this wild urge for growth is what has landed us in this tight spot that we as a civilization find ourselves in. And so I think it's more important to focus on innovating on the ways that we generate, that we accumulate and that propagate the knowledge, and use design as the main driver to get the job done. And not just human-centered design, rather a multi-species-centered approach with sustainability all around. With form, yes, but also considering the context, the impact, and what we at Index, we call design to improve life. And of course, then injecting this new knowledge into organizations and governments, right? In an attempt to modify the growth KPIs and put people and the environment first. That's great, Mariano. And I will pass the floor to David. And I'm quite complicating the question. Your definition, first of all, I would like to know also from you the definition of knowledge innovation. If you think this makes sense, and you will give us your personal opinion on that. And before giving us your opinion on knowledge innovation, what is for you today the definition of knowledge and the definition of innovation? So two questions in one, David. You're on mute, David. Okay, can you hear me now? Yes, perfectly. Okay, thank you. I'm very happy to be here and thank you for inviting me. And it's always also good to see Mariano again. We're old friends. Now, I'm not an academic, so my definitions are a little bit different perhaps than what you are using in the universities. To my mind, knowledge in itself is always dynamic. It's always changing because knowledge is a natural system that is constantly upgrading itself. So I don't know if you can apply the term innovation as an act to impact knowledge intentionally. I think there's a natural development of knowledge. Now, innovation is also something that I think has become, it's beginning to be almost meaningless because
Now everything that is new, simply new or different, is called innovation. And I don't think that's what we mean by innovation. I think when we talk about innovation, the implication is something that is a value that has made a change. And I don't think innovation can be promised or delivered. It can only be recognized retroactively after it has proven itself. It's today, I think innovation is used like you put new and improved on a soapbox. And I don't think we, when we talk about knowledge, we should be applying new and improved to it, because I think it undermines what knowledge is. And in terms of design, I think the people, the professionals who call themselves designers, have yet to properly define themselves as professionals. I don't think they always understand what it means to be a professional. And that's because the modern practice of designing is not very mature. I think it's only been done in the last 200 years, and 200 years is not enough time to establish a professional ethos. I mean, if you take a profession like medicine and doctors, they've had 2,000 years to establish a common ethos, and the public has accepted that. Designers have yet to do that, and I think that's one of the challenges in front of us. I hope that answers your question a little bit. Sure, you've answered, and we understood that the designers are too young to have an ethos very well developed, isn't it? So we have to grow. Yes. We still have to grow. Okay, thanks a lot, David. So passing the ball to Mariano, we were talking about the Index project, why I was introducing yourself. And in the Index project website, you write that we celebrate people who are using design to change the world. We call it design to improve people. The Index design actually is a call to action. What is, according to you, the most urgent call to action to design for designers to design the futures of knowledge and of learning, organizational learning? What do you think? Okay. Well, first, I think that the most important is to understand that not only our current ways do not work, but they won't change if we keep on doing the same things. So designers have been part of the problem for a really long time. And in that way, I think it's time to be a part of the solution. I know it sounds cliche, but it's what it is. So we need to fundamentally change the way we prepare ourselves to interact and to shape our future in order to create one that not only is sustainable, but also responsible and fair. And therefore, I think it's crucial that these concepts are taught and learned as early as possible, while constantly assessing, is this the best way to do it? Are we teaching in the right way? But I think that understanding these concepts that, you know, people have to have this fair and sustainability and responsibility embedded into them, because if not, we will continue designing the same things. So I think that the biggest call is, stop talking, begin doing. Stop talking and begin doing. Okay, start doing. What do you think, David? I'm curious about your point of view. What is the most urgent call to action for designers in the field of knowledge innovation? Well, first of all, I agree with Mariano, and I think it is tied to how the profession of designing has developed, because over the past 200 years in the modern era, in the industrial era, designers became, they started by being the servants of producers that were taking advantage of the industrialization of technology to create products that people would consume. And they, without thinking too much about it, they made products, and the more products, the better, without taking into consideration the social impact, the environmental impact, the cultural impact. And because of the economic system
that has dominated our world for the past 200 years, designers were the servants of producers, and they didn't think too much about it. And that controlled the way they worked and the way they thought. But I think we are beginning to recognize today that that system doesn't work. As Mariano said, it's not sustainable on various levels, not only environmentally, but the social impacts and the cultural impacts of an economic system based on consumption is not sustainable. And designers, of course, are complicit in all the ills of that system. And we have to realize that. And all those little bits of plastic in the ocean have the names of designers on them. Now, according to the Montreal Design Declaration, which Mariano also knows very well, we have a sentence over there that designers better serve humanity by being the ambassadors of the end users instead of the servants of producers. And I think that's a very interesting concept, because we are well suited to represent what users, the collective users, need, what humanity needs. And I'm talking about the impact that designers have obviously on the economic system, but also on the social system, also on the cultural system in terms of diversity and stereotypes, and of course, in terms of sustainability. And if we become better the representatives, the ambassadors of the end user, we have the capacity to change concepts of consumption. And if we change concepts of consumption, we are doing a very important job. And by the way, for the designers amongst us, it's better to be an ambassador than a servant. So this idea of changing the way we think about what we do, I think is a very, very important aspect. You don't only have an obligation to your direct client or the direct user, but you have an obligation to humanity. So I think that's very important. And I agree with Mariano, the schools have a critical role to play in teaching young designers what it means to be a professional. Very frequently in our schools, we focus on how to design and not enough on why we design. I think first we should talk about why we are designing and then learn how to design. Yes, that's a very crucial question, David. And in this light, you have just said that the designer better serves humanity by becoming the ambassador of the end user instead of continuing to be the servant of producers. And this requires a new skill profile for designers. Yeah. And what are, according to you, the most important and the most critical skills that a designer has to have today in order to cope with this challenge, to be an ambassador instead of a servant? Well, that's a very good question. And there's a whole bunch of skills and areas of knowledge that are involved, because the first thing I think that the greatest challenge is that designers have to have a self-awareness of the role they have. I mean, before they even begin to design one thing or another, they have to understand that whatever design decision they make, even the most mundane, has all these repercussions that go far, far beyond the object or the message or the space they are designing. Every design decision, no matter how small, not only has economic impact, but it has social impact and cultural impact, and it has environmental impact. Now, designers have to understand the implications of those processes, and they have to also understand how they as professionals operate to balance that. Because, you know, designers get up in the morning and they're busy designing an object or designing a message or designing a space. And that's fine. That's what we like to do and that's what they do.
But collectively, all the designers together, they aren't actually making a bunch of objects or a bunch of messages or a bunch of spaces. In fact, collectively, they are determining social concepts of success, of happiness, of desire, abstract things that are extremely important, extremely influential, that have an enormous impact on our lives. But the individual act of designing an artifact, people lose sight of the fact that we are part of a huge population of designers that is really defining culture and is defining society. So that's an awareness that has to be built up. Yes, David, this is a very crucial point. We go back to this point after, because now I want to share an opinion of Mariano related to what we always say. The best way to predict the future is to design it, according also to you and to the Index project. And you have made such an interesting initiative, the Index Award Biennale, which is made of five categories representing human life from inside out, you say. The body, the home, the work, the play, and learning. So play and learning is actually a category, according to you, representing the human life. And for the learning category, I saw that already about 300 projects had been uploaded on your website. And what do you think, according also to your experience and to the kind of projects that people have submitted to the Biennale, in which way can design contribute to the innovation of such an immaterial thing like knowledge innovation? And which are the main trends that you see in this field of learning and knowledge innovation? Yeah, thank you, Valentina. First, I agree so much with what David says, and I think that all the students that are listening to this is a privilege. You're listening to David Grossman, so take note of that. And continue with your question, Valentina. I mean, learning, it still has a challenge, right? So learning has a challenge. It has a user. That user has a context. That context can be local. It can be global. You could think of the curriculum as a form, you know, so it's not longer so much immaterial. So, you know, why not begin thinking of learning as a service design? Because if I say service design, then everybody can relate, you know? Oh yeah, they can, but how far is it, how different is it from service design? I mean, we always think of learning and this, you know, learning and this itself, but we can also change it. We can also adapt it. And regarding what we see, you know, it's basically a lot of different trends. We see a lot of skills, you know, mix of skills, the skills of the future, you know, different applications, programs, books, all kinds of projects that you can imagine. But that what they're doing is, it's about empowerment. It's about empowerment, inclusiveness. You know, when I look at the keywords, empowerment, inclusiveness, open, sustainable, you know, and it can be things like coding, awareness, empathy. You know, there's a lot of apps to put yourself in the shoes of someone else. I have seen projects that are, you know, tools to teach a blind person how to code. You say, okay, how can a blind person code? Well, they can. So I would say that all in all, what I see with the category of learning is a lot of hope, you know, because is these two things, how do we continue to have people that are highly trained? How do we have people with new skills? How do we include the people that couldn't be included before? I would really recommend, for the audience to just go to our website and you can see the projects nominated now, but you can also go scrolling through all the different winners and finalists that we've had through the years, and they're really good examples. And can you mention us and give some examples, concrete examples of on projects relating to learning and knowledge innovation? Yeah, well, there is a one, yeah, I don't remember the names, but I said we have projects that are targeting, okay, all kinds of coding
applications. We have from coding, you know, programs, but also physical things that you can print and kids can begin building. It's paper, so it's not going high tech. You know, we have a project that is really good that is called Foldscape, for example. That I remember, Foldscape is basically a microscope that costs 30 cents of a dollar, because what you do is it's all, you know, you need to cut it and put it together. The only, the expensive thing that it has, it's the lens. And the good thing is that it's built in a way that you can even attach it to your phone and you know, project it on a wall. So this is something that is being used both as a microscope and also to teaching. You know, for teaching, there's a, you need to think that perhaps here in Europe, people can have microscopes in school, but if you go to developing countries, it's not so common to have a microscope. So having the ability to have something, you know, like frugal design is a game changer. Yes, I like your interpretation of frugal design if applied to the knowledge and learning innovation. And you talked about empowerment, inclusiveness, and sustainability as a as drivers. And according to your experience and to the project you are leading, what is the attribute which is more missing among empowerment, inclusiveness, sustainability, and others that you mentioned? What we are missing more? It's hard to say. I mean, I would say it's the reach, right? Because usually all these projects, I see them really localized, centering in one particular area. And, you know, I think it should be really mandatory. So when you begin designing something, how can you scale it? And not just making it big, how can you replicate what you're building in this center, you know, center of Africa? How can you replicate it in Latin America? So what I'm missing is this replication element. This is very important. So the challenge is to make maybe small things that can be replicating instead of starting with big projects, right? And also when you begin, I mean, there is, this, of course, this difference between, okay, let me give you an example. Like the Sustainable Development Goals. When I'm working with people and, you know, facilitating workshops, then Sustainable Development Goals, they're just too big. You know, people, like, how am I going to solve no hunger in the whole world? Okay, but you don't start in the whole world. Make it local. Connect with your, you know, make it local, analyze the context, analyze your user and the solution that you are working there. Perhaps it's not going to work somewhere else, but some elements will work. So I think it's about having small elements that you can mix and match into creating a global thing. But if you begin already thinking global, then you're going to be stopped. You know, it's too big. Yes, you're right, Mariano. I completely agree with you. And I also would like to ask to David about his point of view of sustainable development goals, because I know he has a bit critical position relating to the sustainable development goals. David, you want to share with us? Well, it's not that I'm critical, but I think the in many cases, and maybe it has to do with something that Mariano mentioned, the SDGs have become just logos, just little pins that you put on your shirt and people attend cocktail parties and talk about the SDGs. And I think it's become a slogan a little bit. I'm a little bit uncomfortable with it. I think that from ECOD, from the International Council of Design, when we think about designers and what it means to be a professional, we do change the resolution. And this is, again, Mariano and I are on the same page. Every design that a designer works on, no matter how mundane, the smallest design, it doesn't matter what it is, always has an impact in terms of the economy, in terms of society, in terms of culture, and in terms of the environment. All of them, all the design decisions we make. And if a designer recognizes
that every decision that they make many, many times a day have to be looked through those filters. And if they consider the implications of those filters, and if they consider that just as they are working in front of a computer screen on a particular design, there's another designer at the next desk and 10 more in the next room and 1,000 more across the city and 1,000,000 around the world who are doing designs individually. And if all of them share the professional responsibility of thinking about the social impact and the cultural impact and the stereotypes that they are creating and the images of success and desirability that they're contributing to and the impact of consumption that all of us collectively are doing, if we become a band of designers who understand our responsibility, which is so great, I don't think there's any discipline that has more eventual impact than designers, and we begin to operate differently, then we have an impact. And we have an impact, by the way, on all those SDGs, because it has to do with materials, and it has to do with consumption, and it has to do with urban development, and it has to do with social equity, and it has to do with cultural diversity. But it doesn't come by solving hunger. You know, that's a big job for an individual designer to do. But if every designer understands that every design decision they make impacts those things, then collectively we will have an impact. So I think that's a very important introduction to a different approach, to a different professional standing. I mentioned before that we are a very young profession. For example, doctors, again, they've been around for 2,000 years. They have the Hippocratic Oath, which has been around for 2,000 years. And it begins, every doctor pays attention to this oath and the public understands it. Well, I think that we designers also have to have an oath, and we have to have a code of conduct and a shared ethos. And not only do we have to understand it first, but the public has to understand it too. And we at the International Council of Design have a code of conduct, which you can see on our website, and dealt more with how to deal with clients. Now it has to do with how to deal with society. And I think that's a very important ingredient that schools and organizations have to understand. Yes, David, so you're telling us that it is about recognizing the impact and the responsibility of a designer. And in this light, you always say that designers aren't aware of or completely aware of their responsibilities as professionals. Because also, as you said, while creating things, designers are not creating only objects, but in fact, they are creating values, the definition of, for example, success, happiness, desirability, etc., and many other values and definitions. And considering that we are exploring the field of knowledge innovation, can we say that designers are actually defining the knowledge and the culture of the society, the notion, the definition of culture, of knowledge of the society and for the society? Well, I don't think they're designing knowledge. I don't think you can design knowledge, but and design is an intentional process. Designing is a process where you have an intention and you achieve it. You try to achieve it. So I don't think that they intentionally design culture, but the sum total of all their designs is culture. I mean, and it's been like that since the beginning of history. Human beings design, it's what makes us different. We have the ability to apply knowledge, to
apply intention. And that's how we started creating tools and weapons, and we invented all sorts of things, and we developed all sorts of artifacts. And if you go to a museum and you look at ancient history, ancient culture, what you see over there are other artifacts. You see pottery, and you see weapons, and you see all sorts of things that are designs. Now, they weren't created in a conscious way. Now, since the Industrial Revolution, designing has turned into a profession where we do it consciously. We have a process, we have an abstract process. And too much, for too long, we have seen designers as their output is an artifact or a message or a space. But that is only a symbol of what they're really doing, because they have become those people who define desire. They define success. They define what people want. They define prosperity. And what they are actually doing collectively is they are creating abstract culture and abstract society, not only the physical and visual artifacts and messages that they're busy with. And that we have to be aware of that, because, you know, I have been a teacher, I've been the head of a school, and I'm embarrassed to say that usually for most of my life, when new students were brought into the system, we focused more on how to design instead of focusing on why to design. And I think that's a big problem. I think what designers have to do today, again, is first to understand why we are designing, and then we'll learn about how to design. So, and the why, of course, is to make life better for human beings and to make a planet that we continue to live on. So we don't design society intentionally, but the sum total of our designs is very much culture. That's very interesting, David, especially the focus on the why and then on the how. And also for this, I would like to know the point of view of Mariano. Do you agree with David? And what's your point of view in the role of designers to create and to build new definitions for culture and for knowledge? I absolutely agree with what David says. I think it's really hard to add more to that. I mean, it's basically it's that. And I think that you know, connecting to what we were talking before, it's also this realization that you are part of, you know, you can be part of the solution. It's not just designing because, it's not just creating more stuff just to, you know, when we talk about, okay, knowledge, innovation, is optimizing cycles, having shorter life cycles, new products, new. Why? Why do we still keep on having, you know, 1,000 different Samsung phones? Why not just make, I mean, there are already projects out there. I mean, we had one finally, so it was called a Fairphone. It was basically one phone, but you could change all the different parts. Do you need a camera? You change it. Do you need a new something? You change it. But the phone is still the same. But of course, that is not tied with the economic growth. So why do we keep on focusing on growth as money and not growth as people? And I think it's, of course, designers are a big part of this, but it's not just designers, you know. And it's not, and I would say even that that if we think about design afterwards being, you know, all the projects that people do being recognized as culture, then design is too important to be left alone to only designers, you know. So this multidisciplinary, would you say it? Movement, it has to be, you know, it has to radically change the way we do things. Shift focus. I like it. Design is too important to be left to designers. That's great. A great statement. Thanks, Mariano. And going back to the
concrete project, considering that you have a deep experience also from the Biennale. Can you share with us two or three projects you consider interesting and also relating to the achievement of UN Sustainable Development Goals, according to what we said in the previous question? Two or three projects you consider important and relevant in the field of knowledge and learning innovation? Well, I mean, I would say, of course, we have a lot of different projects coming through the pipelines, and not because I'm working in Index, but I really think that the way that we are working with education is really good and really needed. You know, we have developed this Compass, which is a tool that it helps you navigate from A to B on an innovative process, right? And yeah, it is design thinking, but it goes beyond that. It's you know, it's keeping sustainability all around. So it has four phases. You know, one phase which is prepare. So prepare. What is the challenge? What do you know about the challenge? What do you think is a problem? Perhaps it's not. Then we go, you know, into this perceive phase where we begin talking about the user. And you know, for most designers, yeah, of course, you need to talk about user, but it's not that common. It's not that many people that understand or want to understand who the user is, what is their context, what do they like, what do they don't like. I mean, people that do personas. Oh yeah, but I have done this person. Okay, but did you actually put yourself in the shoes? Do you know, is this a problem for the user, or do you think is this a problem? Then we go, it has, as I said, four phases. Another phase is the prototype. So prototype, fail, you know, go and fail and test. And then we go into a produce phase. And this tool that we have developed, we're using it in different sections. So we are using it, we're together with the Siemens Stiftung working in, we have been working in Africa, now we're in Latin America. And what we're doing is teaching all these concepts. We're training the trainers, right? So we're teaching the teachers in the STEM education. So, you know, we are putting design thinking into STEM, and that is being spread in Latin America, which personally I think is amazing because, you know, it's getting, again, all these different concepts that we're talking already in the minds of small kids. But at the same time, we're working with universities. For example, we have been working with universities in the States and in Sweden and yeah, here in Denmark. But also in Chile, we're working with a university that made a program called MADIS, which is a master in design to improve life. But then I also think that design declaration, it's a really great project. And it goes beyond the SDGs. It's how do we shape our future? And having all of their design organizations around the globe coming together, not only is amazing, it's a marathonic task that the yeah, I just applaud that. I just applaud David and the whole team behind it. Thank you, Mariano. I always remind the audience that it's possible to upload any kind of curiosities or questions or doubts through the chat. So please do it in case you have any questions. And Mariano, regarding your last answer, I have two more questions for you. According to you, which is the profile of the contemporary learner, if the contemporary learner is a personas, what features has this contemporary learner? And you talked about a project which makes brings together design thinking and STEM, and which are the main results that you can observe and see from this project? Yeah, okay, but I mean, the learner, I would say that there are many different personas, right? Because some people are motivated by having a brighter future. Some people are motivated by just curiosity. And some people will be motivated by the idea of making a change. So I can tell you what my preferred persona would be. And it would be someone that is interested in changing, you know, of course, curiosity, because you need curiosity. You need to see, okay, these things are this way, but should they be like this? Can I make a difference? Can I adapt? Can I make it a preferred outcome? So I would say curiosity. I would say getting out there, being, you know, independent. It's okay to be taught, but it's also good to learn yourself. Of course, asking the right questions and asking the right people.
And I see this more, you know, kind of do it yourself, which on the one hand, I can see how many people are going away from universities because you have so many free online courses. But of course, what you miss there is the network, is discussing with your peers. But I, in a way, I like this, this open waterfall of information that if you want, you can just get it. And the other question, Valentina, sorry. The evidence that you saw in applying design thinking to STEM. Okay, so what we're doing now is with Siemens Stiftung, but before that, we were working with different communities, municipalities here in Denmark. So we work with kids from 6 years old to 17 years old. And the good thing about this project was that there were many municipalities, but one of the really big municipalities, we trained all of the teachers. So the teachers, they were using our methodologies with kids in a period of 3 years. And it was really great to see how they were improving, how kids were, you know, getting a responsibility sense and saying, okay, I'm seeing something wrong with my community and I can actually do something about it. So, you know, it was actually integrating them, and it wasn't something, rocket space. It was kids getting, looking out of the window and seeing that the community had problems and how could they solve it. Because all of these projects register, and we have seen how kids that began thinking, you know, without any boundaries, then they begin to incorporate all of these concepts, and the solutions actually were better and better and better. So we can see that there is an impact, and we can see that there is an interest, and especially the kids think it's fun. Because thinking, like, you know, they're learning by playing. Yes, the power of learning by playing. This is something I believe very much, very much. Thanks, Mariano. And David, what about you? Your personal description and portrait of the contemporary learner. Which are the main attributes of the contemporary learner or of the learner in general? Well, I think that we, you know, human beings are learners. So I don't know if the contemporary learner is any different than the learner 200 years ago or 2000 years ago or 250,000 years ago. I think that things are more accelerated now and that we have access. That permits people to learn in a different way and at a different speed. Hearing you and the last point, it's not a virus crisis, or maybe not only a virus crisis, it's a human crisis. It's a very important point of view also for us that we are talking about knowledge, innovation, and the role and the impact of design and designers in this very critical aspect of the society, of the contemporary society. Are there any questions for Mariano and David? If not, I think I'm ready. Are there something? Yes. Yes, please. I don't know if you have read Stephen Johnson. Stephen Johnson wrote the book on where great ideas come from. And Stephen Johnson talks a lot about the issue of creating spaces where people can come together and people can cross-pollinate ideas, for example. And so I'm wondering if, you know, this business of being able to get these free ideas flowing, and I have this idea, you have that idea, and we can combine them. If you find any of the spaces that you guys are working in, where design will become important, online or in real physical spaces.
Thank you for the question. My answer to that, again, you know, the monkeys came down from the trees and they started walking, and Homo sapiens developed and they began sitting around fire and talking to each other. And that's about it. I mean, there's no difference between the fire and the internet because it's the interaction between people. It happened in villages and then in towns and then in cities, and now it's online. The minute there is interchange and interaction between people and exchange of ideas, knowledge grows and things happen. It's you know, two people sitting at a bus stop waiting for a bus. If they start talking to each other, they're going to start exchanging ideas. So I think it's a natural human activity. I don't know that you can plan for great ideas. They happen unintentionally sometimes, and you never know when it's going to happen. Mariano? Yeah, but basically the same. I think that what might be the difference is that now we have the ability to register when these ideas happen, right? Because perhaps I'm just thinking out of the box, but perhaps before you just had to remember what you thought till you came home and read it. So now you just have a phone, boom, boom, boom. You have it there. You dig to Siri. So I think that in a way, technology is helping us here, which another subject on itself. That, you know, I think it's okay with technology the way that it helps us in these kind of things. But you know, not the technology be the end, right? Just the means. But I think that the ideas happen. The great ones sometimes happen, sometimes don't. And but if the click is that, is being able to remember it, right? Or to connect it, to share it, to make it collaborative. So this idea that you have here in the office, it can super quick be expanded and be shared across the globe, having the right network, right? But I think this is the immediate ways of saving the ideas and of saving the interactions that is the interesting for me. Thank you very much. Are there any other questions? Okay, I think no questions for the moment. In any case, you can always share it through the afternoon if you have some. And I think we are also ready to share the visual recap we have just made to gather all the precious information and knowledge that Mariano and David shared with us. Thank you very much for your participation, because your contribution has been, and I'm sure will be, amazing to the whole research project. So thank you very much for accepting our invitation. I'm not sure if we are ready with the visual recap. Fatou, Patrizia, can you give some science on that? I think we still have some minutes to collect everything, but anyway, we will let you have the visual recap. Just a quick souvenir of the afternoon together. So Mariano and David, thanks a lot again for your contribution during this conversation. Very, very interesting. And we will definitely keep in touch through the journey of knowledge innovation, because we need you. We need you for innovating together and co-creating the futures of knowledge and learning. So thank you. Thank you very much again, Mariano and David. Thank you. Thank you. And thank you, David, and everyone. Bye. Thank you again, David, Mariano. And we start again the conversation with the second round in about 1 minute, just to host our two next guests. I think Marco and Matteo are already here, right? Yes, I'm here. Okay, yes. Ciao Matteo, hi. Ciao Marco. Okay, we'll starting again the conversation in about 1 minute, just a quick pause, okay? Okay. Thank you, see you in 1 minute.
Sì, allora riprendiamo questo pomeriggio insieme, partiamo con il secondo round di conversazione. Qualche piccola informazione per chi non avesse seguito il primissimo round. Siamo qua perché sostanzialmente come Advanced Design Unit, insieme all'Università di Bologna, insieme a una serie di partner, stiamo portando avanti un progetto di ricerca e poi sfocerà in un simposio internazionale il prossimo 31 marzo, legato all'innovazione della conoscenza e dell'apprendimento in ambito organizzativo. Quindi che cosa significa innovare la conoscenza e lavorare su un aspetto che è così tanto immateriale, no? Da un punto di vista di design. E il primo round è stato dedicato a indagare questo spazio immenso di riflessione e di ricerca da un punto di vista più specificamente di design e di designer che a livello professionale hanno operato e hanno avuto esperienza nel campo dell'innovazione della conoscenza e dell'apprendimento. Questo secondo round sarà più focalizzato sul punto di vista delle corporate, quindi delle grandi organizzazioni che si occupano dall'interno e anche attraverso dei partner esterni di innovare i processi, le strategie, i metodi, i contenuti dell'apprendimento, dei percorsi di conoscenza che vengono attivati all'interno delle organizzazioni per far sì che queste competenze, che normalmente oramai nelle organizzazioni hanno un ciclo di vita medio di 18 mesi, quindi bassissimo, possono essere assolutamente sempre aggiornate, sempre rispondenti a quelli che sono gli obiettivi strategici delle organizzazioni. Infatti abbiamo chiamato questo secondo round Platform Learning, Reti, Relazioni e Opportunità. Poi capiremo perché ci siamo soffermati tanto sul termine platform e sulle potenzialità legate all'apprendimento attraverso delle piattaforme. E Marco Saracino e Matteo Villa, che sono i due ospiti con cui converseremo nella prossima ora, ci daranno il loro punto di vista rispetto a quello che abbiamo chiamato appunto platform learning. Perché Marco e perché Matteo? Perché Marco e Matteo sono da differenti punti di vista operanti all'interno di grandi organizzazioni e hanno una rilevantissima esperienza in ambito di apprendimento e innovazione dell'apprendimento organizzativo. Marco ha una doppia vista, perché dopo l'esperienza decennale in ambito corporate e managerial learning all'interno del gruppo ERA, ha cofondato Bonsai, che è una società di formazione e coaching che è focalizzata sul distance learning, che collabora con differenti aziende proprio per deliberare, così si dice adesso in termini moderni, delle esperienze di apprendimento su piattaforma, quindi online, di apprendimento, di sviluppo e anche di coaching, per andare a potenziare tutte quelle competenze trasversali che oggi sono considerate fondamentali per generare e attivare l'innovazione e il cambiamento nelle organizzazioni. Matteo Villa è un storico perché si è laureato in storia contemporanea, ha avuto un breve trascorso nell'ambito delle relazioni internazionali e poi ha scoperto il suo interesse per il mondo organizzativo e dei processi di apprendimento, del design e dell'innovazione, che ha approfondito formalmente e informalmente attraverso diversi incarichi anche in prestigiose business school a livello nazionale, ha lavorato presso il MIT, attualmente lavora in Zambon come HR specialist e si occupa prevalentemente di apprendimento, sviluppo e innovazione. Quindi vedete come la prospettiva della corporate in questo secondo round è particolarmente interessante per il focus della nostra ricerca, che lo ripeto è innovazione della conoscenza. Come nel precedente round, vorrei iniziare con Marco per settare un po' un linguaggio comune e chiedere a Marco qual è la sua personale definizione di innovazione della conoscenza. Marco. Ciao Valentina, grazie della domanda e dell'invito e buon pomeriggio a tutti. Allora, la mia definizione di innovazione della conoscenza, prima parlavi di questo tema, che il fatto che la conoscenza è molto immateriale, no? E dal mio punto di vista io vedo l'innovazione della conoscenza come quasi una metamorfosi, una trasformazione, nel senso che quando noi come persone, come umanità collettiva, apprendiamo, quindi diciamo, come dire, generiamo continuamente le nostre conoscenze, è come se scoprissimo parti diverse di noi stessi, sostanzialmente. È come se davvero, come dire, fossimo una sorta di percorso dove piano piano andiamo a scoprire parti di noi. Faccio un esempio per capirci.
mi viene da dire, pensiamo un po' a tutti, quelle che erano le nostre competenze negli ultimi 5 anni, da un punto di vista lavorativo, c'è cioè chi studia, insomma, quali erano le competenze connesse alle vostre attività 5 anni fa? Pensate alle competenze invece che avete ad oggi, attualmente. Vedete un po' la differenza, no? Pensate, quindi facciamo un lavoro immaginativo invece alle competenze che potete avere tra 5 anni o tra 10 anni, un po' sulla base un po' di alcuni trend che stiamo iniziando un po' a leggere, no? Ognuno legge i suoi nel proprio ambito professionale. E quindi vedete che la differenza tra questo passato, presente e futuro, è chiaro che è una differenza per certi aspetti immateriali, che ha a che fare con appunto con quello che dicevamo prima, le nostre conoscenze, ma è proprio una differenza invece anche nostra, materiale, proprio una differenza che ha a che fare con noi stessi. Per me è molto fisica proprio la questione dell'innovazione della conoscenza, nel senso che riguarda davvero una metamorfosi, una trasformazione che riguarda noi come persone. Attenzione, non solo noi come persone, il bello è che è una dinamica che avviene sia da un punto di vista individuale, ma anche all'interno della dimensione sociale, nel senso che le organizzazioni, l'innovazione della conoscenza per le organizzazioni, io la vedo molto come una sorta di movimento, un movimento proprio continuo. Le organizzazioni che sono ferme, lì, un po' standardizzate sui loro processi, su alcuni meccanismi, sono organizzazioni, sono contesti organizzativi, sono comunità di persone un po' ferme, ok? E quindi l'innovazione della conoscenza anche qui la vedo come movimento, e dove c'è movimento c'è vita, dal mio punto di vista, ecco. Grazie Marco, quindi innovazione, movimento e fisicità anche, no? Di una cosa che invece consideriamo così materiale, molto interessante da questo punto di vista. Grazie. Matteo, invece il tuo, cos'è l'innovazione della conoscenza per te? Grazie Valentina per la domanda e per l'invito. Buon pomeriggio a tutti e Marco, intanto piacere di conoscerti in questo formato digitale. grazie mille per la domanda. Io un po' mi ricollego al suggerimento che dava anche Marco. Io sfido sempre i miei colleghi a pensare un po' al paradosso su cui ci stiamo muovendo, di immaginare tutta la formazione che facciamo, chiamiamola a distanza, con strumenti digitali, come una formazione immateriale. E questo, se ci pensate, in realtà è un enorme bias. Innanzitutto perché, che ci piaccia o no, il modo con cui le persone imparano nel mondo è un modo praticamente fisico, non fosse altro che tutti noi abbiamo un corpo che trasmette e traduce anche i segnali, e ci forma l'apprendimento in una maniera anche abbastanza definita e che molto spesso non comprendiamo. E la seconda in realtà è che tutto questo ecosistema digitale sta insieme in realtà grazie a una fisicità enorme. Tempo fa è uscito un articolo da un lato molto interessante, dall'altro forse un po' preoccupante, su Nature, alcuni scienziati, insomma, di quei centri di ricerca americani che hanno sempre delle intuizioni geniali, ma poi non si capisce bene che branca di studi perseguono, hanno calcolato che oggi l'ammontare fisico, quindi il peso delle strumentazioni artificiali, quindi quelle inventate dall'uomo, ha superato la massa di tutto l'ecosistema vivente. Quindi noi produciamo più fisicità oggi che in realtà abbiamo più strumenti digitali che in passato, e questo forse dovrebbe farci riflettere. Per venire un po' alla tua domanda, dopo questo preambolo un po' ampio, per me l'innovazione della conoscenza è un campo che ha a che fare strettamente con il design e con la domanda che cosa serve oggi la conoscenza. Nel mio campo specifico, quindi l'ambito delle organizzazioni complesse, che siano aziendali o meno, comunque sono organizzazioni che hanno la loro complessità organizzativa e di gestione, questo significa cercare di rispondere a un patrimonio conoscitivo che deve essere da un lato sempre aggiornato, ma dall'altro lato anche abbastanza presente e continuativo per permettere all'organizzazione di operare nel mercato in cui vive e opera. Innovare nelle forme di conoscenza forse oggi significa essere più bravi a capire qual è il valore in termini competitivi che la conoscenza deve giocare in uno specifico mercato, ma anche al ruolo di tutte le architetture. Oggi è più complesso trovare la conoscenza che non generarla. Non abbiamo più bisogno di generare conoscenza, abbiamo bisogno però di capire dove l'abbiamo messa, come se fossimo in una biblioteca dannatamente ampia, dove non ci ricordiamo più, dove sono i segni che abbiamo scritto solo qualche mese fa. Questo, dal mio punto di vista, ovviamente, è uno dei campi più sfidanti perché si occupa di conoscenza, perché si tratta di disegnare, chiamiamole delle esperienze o comunque dei percorsi che permettono alle persone di accedere alla conoscenza che gli serve nel minor tempo possibile. Io uso spesso una metafora, così come nel campo di business esiste il time to market. Per chi si occupa di conoscenza esiste il time to mind, cioè in quanto tempo io riesco a capitalizzare una forma di conoscenza in un valore comportamentale. Ora, che ci piaccia o no, e immagino che tutti noi, come dire, perlomeno le persone che sono connesse in questo momento, siamo amanti della conoscenza di per sé, purtroppo non viviamo più nel Settecento, dove la conoscenza poteva essere perseguita come fine ultimo dell'esistenza. Il nostro ruolo è quello di trovare una conoscenza adatta alla società, e che non vuol dire trovarne una più bella, più brutta, significa trovarne una che risponde alle domande del presente.
per fare questo dobbiamo ricordarci che, ahimè, la conoscenza oggi è sottoposta a un forte stress, e questo stress ha a che fare con il tempo. Quindi disegnare oggi un'innovazione della conoscenza significa rispondere a domande più complesse che in passato, più articolate, che non rispondono più al come faccio a creare nuove conoscenze, ma come la trovo e cosa ne faccio nel mio percorso personale o professionale. Molto interessante, Matteo, il time to mind, che si sovrappone quasi al time to market in termini di design, di esperienze di apprendimento, e anche il fatto che tu sottolineavi che oggi la sfida non è tanto generare conoscenza, ma trovare conoscenza, quindi disegnare le esperienze di apprendimento che in qualche modo si facciano trovare e siano fruibili in qualsiasi momento rispetto alla rapidità a cui anche tu facevi riferimento. E su questo vorrei che tu ci parlassi un po' dell'ultima esperienza, dell'ultimo progetto su cui concretamente hai lavorato in Zamboni, riallacciandomi un po' a una delle frasi che ci siamo ripetuti spesso, che hai ripetuto spesso, cioè ogni innovazione è costruita su una speranza, e da speranza è nato proprio il progetto HOPE, che è la community di apprendimento che hai creato, progettato e stai portando avanti in Zambon, ed è stato, mi hai raccontato, un percorso di design, di costruzione di questa community progressivo, quindi ci sono voluti diversi passi per arrivare poi alla community così come la conosciamo ed è implementata oggi. E quali sono state in questo cammino di costruzione le principali sfide nel design di questa esperienza di apprendimento, e quali sono in brevissimo le principali caratteristiche della piattaforma? Certo, sì, allora riprendo magari il primo un po' gioco di parole su HOPE, Every Innovation is Built on HOPE, che devo dire una frase, ora non me ne vogliano i fan di Star Trek, però deriva da un episodio specifico della saga di Guerre Stellari, dove c'è un passaggio molto bello e si dice Every Rebellion is Built on HOPE, che è un messaggio secondo me molto affascinante, sia che sia uno sia dal lato della ribellione, sia che sia dal lato dell'impero, perché è un messaggio che guarda al futuro. E ascoltandolo, e molte delle idee che oggi sono in HOPE sono venute in mente nel periodo più critico del primo lockdown, quindi quando tutti cercavamo in realtà un ancoraggio per vedere la luce in fondo al tunnel. E ho proprio trovato questa sinergia enorme fra la volontà di fare innovazione e il fatto che fa innovazione solo chi ha una fiducia più o meno ottimistica nel futuro. Molto spesso gli innovatori vengono tacciati di eccessivo ottimismo, no? Se guardiamo persone come Elon Musk, sono dei tech lover, sono abbastanza convinti che la tecnologia nel bene o nel male risolva tutti i problemi dell'umanità. Ed è una visione ottimistica che a tratti forse può sfociare nell'estremismo, ma di fatto è una visione che ci permette oggi di innovazione. Chi non ha speranza, quindi chi non ha visione del futuro, è molto difficile che si imbarchi in un processo di innovazione. HOPE è anche in realtà un acronimo, e poi arrivo a raccontare meglio il fatto che cos'è HOPE, che sta per Hyper Open Platform, quindi l'idea di avere un ecosistema, chiamiamolo così, o una piattaforma, non tanto digitale, poi esiste anche il supporto digitale, ma forse per quello che vi dicevo prima, è ovvio che chi si occupa... Sì, esatto, avevo molta paura perché comunque... Forse dobbiamo disattivare il microfono. Per una posizione in barilla. Credo che non si possa, ma credo che... Ok. Okay. No, più che altro perfetto. Application in barilla è un discorso. Non vorrei ci fossero sistemi più privati adatti al design della conoscenza. Potevano uscire delle cose confidenziali. Esatto, vabbè. Scusatemi veramente, è stato un errore mio. No, figurati, non preoccuparti. Nessun problema. Quindi l'idea di avere questo acronimo sta di fatto, come dicevo, che l'idea della piattaforma è un po' un altro grande ragionamento che vorrei fosse appunto un tema comune di discussione, perché io sono arrivato ad alcuni punti che non è detto che siano corretti, ad alcune domande che possono essere così intelligenti su come le piattaforme oggi possono essere un approccio evolutivo alla distribuzione della conoscenza. Quindi è una piattaforma digitale, ma perché, come vi dicevo prima, chi si occupa di conoscenza oggi deve un po' valersi degli strumenti che ha a disposizione, e il digitale da ogni punto ci aiuta. Ma l'idea della piattaforma è l'idea di distribuire una forma di conoscenza che ha molto a che fare col tema dell'innovazione in maniera assolutamente orizzontale. Da dove nasce questa idea? Ovviamente nasce, come suggerivi tu anche Valentina, da diversi, anche dire, errori, che ovviamente cui mi sono reso conto ex post, avendoli già fatti, rispetto a progettazioni precedenti di percorsi di apprendimento che non mi soddisfacevano mai abbastanza, perché riuscivano a mettere tanto contenuto, ma non permettevano di far scattare quella scintilla, chiamiamola di ingaggio o anche di propulsione, verso il tema dell'innovazione,
a un certo punto diventa estremamente un tema di making, che mi avevano lasciato appunto un po' così, un po' la mare in bocca. L'idea di provare a sperimentare una piattaforma in cui in realtà, dal punto di vista chi la progetta, chi la disegna, non fa nulla se non disegnare la piattaforma, sembrava rispondere meglio alla necessità di avvicinare questo time to mind fra alcuni concetti che sono concetti che servono da un certo punto di vista per abilitare nuovi comportamenti al comportamento vero e proprio di fare innovazione in azienda. Quindi OOP innanzitutto è un percorso di apprendimento, ma è anche un percorso di innovazione. Io mischio molto questi due punti di vista. Scusatemi, è anche banale, però ogni percorso di apprendimento è una forma di innovazione, come suggeriva anche Marco, perché alla fine cambia sempre qualcosa, o quantomeno ho cambiato il percorso che facevo prima, quindi qualcosa ho cambiato. E l'innovazione ha bisogno di per sé di nuove forme, sia di apprendimento, quindi di modalità nuove di imparare, sia di nuovi concetti, nuovi strumenti. Mettere insieme queste due cose mi ha portato al primo grande tema di OOP, cioè se io parlo di innovazione non posso non innovare le forme con cui noi impariamo. Sarebbe un po' come dire fate innovazione voi, ma io poi in realtà vi porto in aula per 16 ore di fila, senza domande, senza interazione, e questo è il percorso di innovazione. Allora abbiamo cercato una forma che corrispondesse alle mutate esigenze anche cognitive dei partecipanti, che è composta in realtà di strumenti ad alta intensità cognitiva, quindi dei momenti in cui noi ci troviamo per poche ore, e sostanzialmente diamo o condividiamo con i partecipanti gli strumenti di conoscenza minimi per poter poi attivare subito un comportamento, che può essere banalmente la risoluzione della challenge o l'attivazione di una serie di attività che riguardano il processo di innovazione. E in realtà questo non è un processo innovativo di apprendimento, okay? Forse è il processo più classico che l'umanità ha riscontrato, avere poche informazioni e metterle in. Ha un valore però laddove diventa sistemico, quindi l'innovazione qua è più di processo, se volete, non tanto di metodologia, legandola al fatto di ridurre il tempo con cui riusciamo a scaricare a terra il tema di innovazione che ci serve. Quando parlo di innovazione in OOP, parlo di innovazione per la sostenibilità, quindi questo percorso in realtà ha una sua anzianità un po' più lunga, deriva da una piattaforma più ampia che si chiama Digital School, che è un percorso nato per... diciamo, dare un'accelerazione allo sviluppo delle competenze digitali in senso lato dell'azienda. E questa seconda edizione invece vira in maniera decisa verso i temi della sostenibilità ambientale, economica e di modello di business. Questo perché dal mio punto di vista la sostenibilità è il next level dell'innovazione digitale. Ci siamo interrogati tutti molto, e io per primo devo dire, abbiamo tutti elogiato i modelli a piattaforma come Uber, e tutti gli altri servizi, per poi scoprire che in realtà il loro modello di piattaforma aveva delle enormi attitudini a ridistribuire, diciamo così, il reddito in maniera un po' scorretta, quindi a usufruire di leve di debolezza di altri settori economici, e così faceva efficienza. E ora siamo arrivati a un punto in cui o cambiamo il modo in cui pensiamo anche la modalità di scale up delle startup, ad esempio, no? Molto spesso sono delle innovative, ma poi vendono tutto, facendo sostanzialmente una grossa acquisizione in termini monetari in ambito finanziario. Questo modello forse non è più tanto sostenibile, perché non ci interroghiamo mai su qual è il valore che quel tipo di azione porta all'intera comunità. Noi vogliamo un po' interrogarci su questo, premesso uso la parola interrogarci perché la risposta non ce l'abbiamo, ed è per questo che stiamo facendo un percorso di innovazione, altrimenti non lo faremo, per cercare di capire quale può essere davvero il nuovo, io lo chiamo così, il next level dell'innovazione, che guarda una dimensione di sostenibilità molto più ampia. Come vedete ci sono tantissimi temi in OOP, e il tema della piattaforma rientra anche nella modalità in cui le persone trovano e distribuiscono i contenuti all'interno breve community. È una piattaforma che è supportata da una mobile app digitale, ma lasciatemi dire, questa è solo una scelta figlia dei tempi, quindi non è particolarmente innovativa, ok? Però permette di avere un accesso molto più veloce ad alcuni temi e ad alcuni contenuti che ai partecipanti servono per mettere in atto tutto il processo di innovazione che noi immaginiamo debba stare dietro a questa piattaforma. Ultimo aspetto del perché è una piattaforma dal mio punto di vista, perché integra tanti stakeholder. Quindi ci sono persone che oltre a essere partner di progetto sono anche persone che ci studiano, quindi noi li invitiamo a studiare il nostro approccio per capire come può funzionare meglio. È aperto a suggestioni molto molto ampie che guardano fuori dall'azienda. E quello che noi amiamo dire è ogni contributo di questa piattaforma, cioè questa piattaforma funziona se ogni contributo da parte di tutti i nodi di questa rete è di valore. Allora in quel senso la piattaforma può funzionare. Per chi si occupa di HR, cosa vuol dire fare questo? Vuol dire dare un enorme potere a chi apprende. Quindi significa spostare il focus dell'obiettivo non tanto dalla gestione HR, che in questo caso sostanzialmente è davvero lineare, come dire, articolata, ma quasi dietro le righe, insomma, un po' di back-end, dare un enorme potere alla risorsa personale. Quindi diciamo sempre questa innovazione funziona se voi mettete le vostre risorse come persone, non come ruoli. Ecco, questo credo che sia in realtà un cambio di prospettiva
molto importante per le organizzazioni che conosco io, a volte anche un po' disruptive, perché significa davvero spostare anche il nodo della rete verso una dimensione inevitabilmente meno controllabile, ma anche inevitabilmente molto più foriera di innovazione e di interesse. Non so, Valentina, se ho toccato tutti i punti o c'è qualcosa che ho lasciato indietro, magari aiutami a tenere anche la traccia. Assolutamente, Matteo, tantissimi spunti, anzi ci hai lanciato una palla e un assist, per cui se sei d'accordo studieremo anche noi il vostro modello, che ci sembra molto, 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 molto interessante e ricco di spunti tra esperienze, processi, innovazione tra contenuti e contenitori, che è anche poi il perimetro della nostra attenzione, della nostra ricerca, per cui molto molto interessante anche quando hai parlato di esperienze di apprendimento che si costruiscono continuamente. Quindi su questo ripasso la palla a Marco: quando ha cofondato Bonsai, la call to action di Bonsai è non fermarsi ai contenuti formativi ma farne diventare un'esperienza di apprendimento. A partire da questo, cioè da questa sfida continua a trasformare il contenuto in un'esperienza di apprendimento, da un punto di vista di Bonsai, Osservatorio Bonsai, che è un'organizzazione quasi a network, voi avete una serie di professionisti che aggregate diversamente in diversi team proprio in funzione delle esigenze del progetto e del mercato in quel momento. Qual è secondo te e quali sono le principali sfide nel design delle esperienze di apprendimento della nuova normalità, anche dopo tutto quello che è successo in questo anno? Sei muto, Marco? No, non avevo iniziato col non verbale, diciamo. Ti stavo ringraziando la domanda, stavo dicendo che dal mio punto di vista il tema delle grandi sfide in termini di learning design hanno a che fare un po' con due elementi dal mio punto di vista. Uno, diceva, lo riprendo molto quello che diceva anche Matteo, ovvero il tema del cambiamento comportamentale, e l'altro sul tema di, io dico, di unire i puntini. Mi spiego meglio. E noi veniamo da un, come dire, veniamo da un secolo, è stato poi sostanzialmente il Novecento, un secolo di standardizzazione, di strutturazione che chiaramente ha creato e definito le organizzazioni per come le conosciamo e anche i processi per come le conosciamo, i ruoli per come le conosciamo, con tutto degli elementi positivi e un po' meno, cioè tutto il tema della standardizzazione. E quindi in quel mondo qual era un po' il valore della formazione in generale? E vivevamo in un mondo molto diverso da questo. C'era un mondo chiaramente dove c'era una scarsità di informazioni non banale. E quindi lì il tema della formazione era più come una sorta di veicolo. Cioè io organizzazione, contesto organizzativo, prendevo attraverso la formazione quello che poteva essere un dominio tematico, un dominio di conoscenze e quant'altro. È chiaro che ora non è più così. Nel senso che, come diceva anche prima Matteo, dal mio punto di vista, lo sottolineo in modo forte, per me l'informazione è quasi una commodity. Cioè l'informazione è ovunque, raggiungibile dappertutto, every time, everywhere, per capirci. E quindi qual è la vera sfida? Se l'informazione, a differenza di 20 anni fa, perché ricordiamoci che prima non era così, Cioè prima per cercare un corso, non so, facciamo qualche riferimento sulle soft skills, cercare un corso di leadership in un certo modo, oppure diventare anche, come dire, molto, sviluppare competenze tecniche molto puntuali, non era così banale, non è che andavamo sulle piattaforme di turno, i mock di turno, e quasi anche in modo molto free trovavamo l'informazione che ci serviva. Era un altro mondo, 20 anni fa, non 200 anni fa. E quindi qual è ad oggi la vera sfida rispetto a questo elemento di scenario dei sistemi di learning? È il tema di, se noi vediamo prima il sistema di learning appunto come un veicolo che doveva trasmettere informazione, ora deve, a mio modo di vedere, portare cambiamento. Deve essere un veicolo di generazione di cambiamento comportamentale, di generazione di performance. E quindi passiamo da trasmettere informazioni a generare cambiamento, a generare nuovi comportamenti. Come facciamo tutto questo? E questa è la vera sfida. Anche qui, noi, se la premessa di prima, fino appunto a un po' di anni fa, era ok, dobbiamo dare queste informazioni a questi contesti, è chiaro che quindi la struttura
dei sistemi di training, dei processi di training, era molto one way, molto unidirezionale, perché è chiaro che il fine era molto, diciamo, lineare per certi aspetti, ok? Ad oggi non è più così, non è più così, e quindi per noi un po' che ci occupiamo di sviluppo di sistemi e processi di learning è un po' creare diciamo delle esperienze che vanno a prendere i contenuti, molto spesso anche già presenti, ma li inseriscono all'interno dei lab, all'interno di alcuni setting dove le persone possono mettere in pratica questi contenuti, possono esercitarsi, possono attuare delle simulazioni, dei lab, un po' come l'esperienza che, se non sbaglio, diceva un po' prima Matteo, cioè creiamo dei contenitori e definiamo un po' di regole, ma poi la partita la giocano loro. E quello è un po', diciamo, il vero, come dire, dove sta la palla ad oggi nei contesti di learning. Quindi è dare molto più, come dire, anche per certi aspetti, il potere dall'altra parte e fare in modo che le persone, appunto, possono entrare in campo, dove per campo intendo in contesti, diciamo, gli ambienti learning, per allenarsi, non per acquisire informazioni. Quello lo possono fare ovunque. Chiaro, lo posso fare anche lì, ma soprattutto ha senso stare lì ed allenarsi e sperimentarsi. Questo può essere un gran valore. E quindi è chiaro che la sfida di conseguenza di strutturare processi e sistemi di learning va molto in quella direzione, quindi va nella direzione di costruire questi ambienti. E qui rispondiamo un po' alla domanda, quindi vi dicevo prima, la grande sfida del cambiare comportamenti. L'altra, che parte da una premessa, una grande premessa: noi viviamo in un contesto, anche qui formativo, dove siamo partiti da una premessa che noi, come dire, potevamo attivare, sviluppare competenze solo con, non so, con delle esperienze formative di 8 ore, 16 ore, io divento leader in 16 ore, in due giornate formative. E le organizzazioni vivono così, cioè, attenzione, nel senso che vivono, che c'è la persona che va, fa quell'esperienza formativa e poi nell'Excel di turno, nella piattaforma di turno, c'è la X in corrispondenza con la persona. E quindi è chiaro che è un po', io faccio sempre questa battuta, è un po' come andare a fare mettersi delle scarpe e iniziare a fare running per 8 ore, pensando di diventare in forma al termine di quelle 8 ore. La formazione agisce più per consistency, non agisce in una dimensione verticale, ma molto molto più costruire, appunto, dei giorni molto lunghi, cambiare, soprattutto quando siamo nel dominio delle competenze soft, è un qualcosa che deve entrare molto in profondità e quindi deve attivare dei meccanismi molto radicati, quindi per questo ci vuole tempo. E qui siamo quindi sul cambio del comportamento. Per quanto concerne il tema dell'unire i puntini, che secondo me una delle altre grandi sfide nei sistemi di learning, è quella di, mettendoci un po' nei panni della nostra workforce, è chiaro che noi dobbiamo, per molto tempo, la workforce sono stati visti come degli utenti. Utenti dove noi gli scaricavamo, noi intendo noi learn, cioè trainer, quindi gli scaricavamo tutti quelli che erano i nostri processi in ambito learning development. Molto spesso quindi le persone si vedevano bersagli un po' di questi processi, però la sfida centrale lì qual è? Quale può essere? Quella di creare una coerenza tra questi processi, una sorta di organicità. Quindi, perché il vero tema della formazione è che se io come dire, vengo inserito all'interno di un'esperienza formativa, ma non so il perché, ricevo la classica mail che mi porta ad andare in aula, oppure un contenuto, ma io non ho consapevolezza di quel contenuto. È chiaro che in quel caso la sfida invece è quella di creare coerenza tra diversi questi processi, quindi unire i puntini intendo proprio questo, cioè attivare dei sistemi di learning in grado di parlarsi in modo forte tra di loro e quindi in grado di essere coerenti e in grado quindi di attivare delle esperienze uniche lato employee. Molto interessante, Marco, ho catturato queste tre parole dal tuo intervento, cioè la consistenza, la coerenza, anche il purpose, il proposito, il perché impariamo delle cose, quindi la differenza tra l'imparare semplicemente e l'imparare ad imparare, il viaggio lungo, che è un percorso, non è un qualcosa che in 16 ore, in 8 ore riusciamo a condensare e a cristallizzare. Sono assolutamente d'accordo con il tuo punto di vista. Nel frattempo è arrivata una domanda dal pubblico, che è una domanda quasi ontologica, ve la giro così com'è perché è molto interessante. La differenza tra platform learning e learning platform. Chi vuole iniziare? Matteo, vuoi iniziare tu? Sì, volentieri, se posso dare una risposta. Allora, per come la intendo io, poi ovviamente, anche per appunto un po' nuovo, platform learning forse anche un neologismo, comunque, però vi lascio la libertà di smentirmi.
La Learning Platform è una piattaforma di apprendimento, quindi viene utilizzato di solito come definizione nel mondo più comune per quello che riguarda i portali che tutti noi conosciamo, che possono essere portali di indicizzazione di MOOC o piattaforme aziendali più o meno proprietarie, insomma, poi lì siamo con diverse sfumature, però qualcosa che ti permette di gestire un contenuto formativo, diciamo, non un po' da tecnici. L'idea che mi sono fatto io del platform learning è quella invece di favorire in realtà una struttura logica orizzontale nel tema dell'apprendimento. Quindi io posso anche prescindere da una piattaforma in cui ho il contenuto, anzi la piattaforma può addirittura prescindere dal contenuto di per sé. Perché di fatto la piattaforma è un sistema di allocazione delle risorse, non fa nulla. Se avete voglia di approcciare un po' i modelli di business a piattaforma, vedrete che la più grande critica che viene fatta è che sostanzialmente non scambiano, cioè non hanno asset proprietari, non so, Uber, piuttosto che altre piattaforme basate sulla sharing economy, hanno messo in crisi il più grande, come dire, tabù della scienza economica di impresa moderna. Cioè, si può partire senza avere nulla, senza avere asset proprietari, perché si basano su un'infrastruttura terza e su asset proprietari che non sono. La piattaforma di learning, quindi il platform learning, perdonami, fa dal mio punto di vista un po' la stessa cosa. Cioè, non ha asset proprietari, non ha un contenuto proprietario, ma rialloca le risorse in una maniera più efficiente, nel mio caso, quindi nel caso di Hope, per fare innovazione. Perché la struttura tipica, gerarchica dell'azienda non alloca le risorse in maniera ottimale per l'innovazione, perché le alloca su un criterio di efficienza pura. E invece spesso l'innovazione ha bisogno di enorme ridondanza, e quindi è inefficiente, in realtà, nella sua prima parte della curva. L'approccio platform learning rialloca queste risorse in modo da facilitare lo scambio di informazioni di tutti i nodi di questa piattaforma verso il tema dell'innovazione. Quindi è un tema enorme di design e poi di vedere cosa succede una volta che hai disegnato tutto. Quindi potenzialmente appunto la piattaforma non fa nulla, no? Esiste e grazie a questa esistenza e alle interazioni che hai disegnato prima permette questo scambio, o meglio dico riallocazione delle risorse. Molto spesso le persone sono già in possesso di un capitale di innovazione, non sanno di averlo o nessuno gli ha chiesto di allocarlo nella maniera perfetta. Questo è verissimo per le organizzazioni complesse come le aziende, che sono organizzazioni in parte chiuse. Però allargando l'ecosistema forse tiene anche per organizzazioni ancora più larghe come le città, piuttosto che gli stati o comunità internazionali. Grazie Matteo. Le persone si portano dietro un capitale di innovazione e molto spesso anche un capitale di conoscenza, per cui platform learning fa leva sulle relazioni peer-to-peer, sullo scambio alla pari ci può essere all'interno di un network, di un ecosistema per aggiornare costantemente la conoscenza e rigenerare. Sicuramente un punto di vista molto molto interessante, visto che siamo, lo dicono tutti, già da un po' nell'era del prosuming, quindi siamo un po' produttori, un po' consumatori di conoscenza e contemporaneamente possiamo essere entrambe le cose, e sicuramente il prosuming è uno dei presupposti su cui si fonda il platform learning. Marco, ti lascio la parola. E questo, effettivamente, su questo proprio è un tema davvero centrale, da un mio punto di vista anche per me, su come le piattaforme abilitano le dinamiche di knowledge management in azienda. Nel senso, anche qui la grande distinzione che c'è anche un po' sul mercato delle piattaforme che hanno a che fare con l'apprendimento è tra il learning management system e quelli che vengono definiti il learning experience platform. La faccio semplice: da una parte, learning management system, abbiamo l'azienda che a un certo punto decide quelli che devono essere i contenuti da far fruire alle persone, quindi vi è più un ruolo proprio di gestione dei contenuti, e dall'altra parte invece vi è una forte autonomia da parte della workforce, degli employee, nel decidere quali sono i contenuti da andare a vedere, da andare a visitare e anche andare, questa è la grande differenza, a creare. Nel senso che anche qui noi veniamo da premesse sulle quali si basavano un po' i sistemi informativi, basato sul fatto che l'azienda doveva sempre acquisire conoscenza dall'esterno. Quindi i sistemi, le piattaforme, la formazione in generale era tutta basata nel prendere qualcosa dall'esterno e portarlo verso l'interno. Non è così, nel senso che la maggior parte del valore in termini di know-how dell'azienda è nell'azienda stessa. E quindi il grande tema è come facciamo ad attivare dei meccanismi, dei processi, dei sistemi in modo da abilitare come dire, le dinamiche di sviluppo e di gestione della conoscenza all'interno dell'azienda, le dinamiche di knowledge management.
E quindi è chiaro che qui le piattaforme possono dare una grande mano, possono dare una grande mano, c'è tutto il tema del user generated content, quindi far modo che le persone, che le piattaforme abilitano la, come dire, la creazione di contenuti, proprio come dicevi Valentina, quindi nel senso da parte degli employee, quindi io non sono più solo il fruitore dei contenuti, ma divento anche il produttore di contenuti nella stessa azienda. E quindi è chiaro che le piattaforme che riescono a, come dire, che riescono ad attivare questi elementi, portano un gran valore, noi lo vediamo un po' con le aziende con le quali lavoriamo, nel momento in cui diamo alle aziende con la nostra piattaforma la possibilità alle persone, alla loro faculty interna, in un modo molto chiaramente veloce, intuitivo e quant'altro, di costruire, editare dei contenuti, cambia molto proprio in termini proprio di generazione di valore, in termini di conoscenza all'interno del contesto organizzativo. Assolutamente, anche in termini di ingaggio, infatti la sfida è far emergere questa conoscenza che molto spesso rimane tacita nelle organizzazioni, ma può essere un potente volano di innovazione nelle organizzazioni stesse. A proposito di questo, e rivolgo la domanda a Matteo, c'è stata una ricerca, una specie di analisi internazionale che è stata fatta da McKinsey proprio la scorsa settimana per delineare quali saranno gli scenari del futuro del lavoro nella nuova normalità, e sicuramente uno degli elementi che è destinato a restare è quello del distanziamento fisico, che un po' non permette questa immersione delle relazioni, dei contenuti e della conoscenza che informalmente si possono generare all'interno delle organizzazioni, no? Quando sei vicino a una persona, vicino a un collega, vicino a un team di lavoro, è più facile queste dinamiche tacite o dinamiche informali di innovazione della conoscenza e di apprendimento continuo possano emergere. Ecco, secondo te, dal tuo punto di vista, visto che sei inserito in un'organizzazione complessa in cui quindi le dinamiche di apprendimento sono molto molto strutturate, quale sarà la sfida per il disegno di esperienze di apprendimento che non perdano anche nella distanza questa dimensione di apprendimento informale che è altrettanto importante però da tenere viva e da presidiare? È vero, un punto su cui sono abbastanza d'accordo, nel senso che non abbiamo ancora bene capito che capitale abbiamo perso in questa trasformazione un po', come dire, veloce e forzata verso l'assenza rispetto ai luoghi di lavoro, che invece avevamo ipotizzato fosse uno dei key driver, perlomeno, delle nostre strutture organizzative. Io proverei a darti una risposta un po' da progettista, da designer. Anche l'interazione nello spazio informale in realtà si può disegnare, no? Oggi forse abbiamo più possibilità in realtà di disegnarla, quindi esaurito lo shock, forse anche il piacere, lasciatemi dire, di non avere più, come dire, una dimensione di presenza, e però di aver perso anche quella parte di contatto umano che in realtà tutto sommato ci siamo accorti ci piaceva molto. Esiste la possibilità oggi di compensarla disegnando degli spazi organizzativi di apprendimento che in realtà sono di fatto degli spazi informali. Banalmente cerco di concretizzare: le chat di WhatsApp o tutte le conversazioni che noi abbiamo in maniera informale su canali digitali sono di fatto uno spazio di apprendimento. Forse avviene in maniera che dopo tutti questi mesi ci sta un po' pesando, un po' stressando, però non è una conversazione diversa da quella che in realtà potevamo avere alla macchinetta del caffè, e che come dire, anche lì rivestiva uno spazio interessante di gestione dell'informazione. Quindi sono abbastanza convinto che, come abbiamo progettato, diciamo, gli spazi prima, si possa oggi progettare, forse tenere traccia anche in maniera più immediata delle interazioni informali che abbiamo in un ecosistema largamente, largamente diverso. Di fatto non è diversa la conversazione che stiamo avendo. Le conversazioni sono rimaste forse da centinaia di anni a questa parte ancora verbali. Tant'è, da lì sta la grande difficoltà dell'intelligenza artificiale di imitare l'uomo, perché la conversazione verbale è estremamente difficile, estremamente complessa. Però lì è un campo dove l'umanità ha innovato poco, voglio dire, parliamo tuttora come potevano fare i nostri nonni o i nostri bisnonni. Quello è uno spazio che oggi resiste nell'ecosistema digitale, e se volete vediamo anche tutta la nuova wave di interazione vocale, quindi noi cerchiamo di spostare l'interazione, in realtà un'interazione naturale con gli oggetti di intelligenza che abbiamo in casa, Amazon e Google, il che vuol dire che la conversazione anche informale ha una sua rilevanza enorme nello scambio di informazioni. Dal mio punto di vista, come ti dicevo, esaurito un po' lo shock di questa lontananza forzata, anche questo spazio può essere progettato. Ma banalizzo, scusatemi, all'interno di Hope abbiamo deciso di istituire uno spazio libero di aggregazione che chiamiamo Monday Coffee, dove chiunque può raggiungerci nell'oretta in cui chiacchieriamo e possiamo parlare di quello che vogliamo. Okay?
Ovvio non è la macchinetta del caffè, non è uno spazio forse così bello come potremmo avere nella nostra sede aziendale, però è uno spazio libero dove le persone possono aggregarsi e, come dire, come impegno, ha lo stesso impegno di crearne uno davanti alla macchinetta del caffè reale. Quindi lo spazio informale forse non si è esaurito, magari anche aumentato. Oggi non saprei darti una visione precisa, però sicuramente non è scomparso. È una sfida in più per chi progetta, ma è anche una sfida di immersione. Forse prima in realtà non lo consideravamo semplicemente, quindi non ne progettavamo l'importanza. Oggi siamo un po' più costretti a progettarlo, anche perché il tema del tempo diventa più rilevante. Quindi oggi un'ora online ci pesa normalmente di più di un'ora di chiacchierata, per come lo potevamo fare prima al bar, se vogliamo fare il tema del caffè. Però sono abbastanza convinto da designer che sia uno spazio che possiamo recuperare in termini di apprendimento, che può essere disegnato banalmente su diverse interfacce, con modalità diverse, questo sì, ma non è uno spazio tanto distante da quello che stiamo facendo appunto nei giorni che viviamo durante la settimana. Grazie Matteo. Stando sul tema delle relazioni, che sono totalmente fondamentali per la conoscenza e la rigenerazione della conoscenza, volevo chiedere a Marco, voi che siete di fatto quasi una platform organization, un'organizzazione a piattaforma, cioè un nucleo centrale di employee, e poi, come dicevamo prima, i professionisti si mixano sulla base delle esperienze e delle competenze che servono al progetto. Restando proprio sul tema delle relazioni, quali sono, secondo te, le relazioni di apprendimento che funzionano maggiormente e quali caratteristiche hanno per funzionare così bene? Sei sempre muto? Eccomi, infatti, questa volta. Sono le relazioni che supportano la consapevolezza, nel senso che quello che noi vediamo in termini proprio dal nostro osservatorio, quindi rispetto a tutti i progetti che abbiamo nei contesti organizzativi, vediamo che laddove riusciamo a creare dei processi che hanno all'interno, attivano all'interno di questi processi, delle dinamiche relazionali finalizzate all'attivazione di consapevolezza nei learner, per capirci, non so, inserire prima di attivare con dei percorsi formativi, attivare anche dei percorsi, delle sessioni singole di coaching, per capirci, noi abbiamo disponibilità in piattaforma di attivare dei percorsi fast coaching, una persona quindi va, può prenotare direttamente una sessione. Questo come dire, questo tipo di relazione dà davvero un forte boost alla motivazione, prima parlavamo anche di engagement. Perché questo? Perché molto spesso, per quanto riguarda il learning, le persone si trovano, non dico uso anche questo termine, un po' inondate anche da contenuti ovunque che arrivano dai social e quant'altro, e molto spesso non sanno il perché. E quindi qual è il vero tema? Che se io non acquisisco la consapevolezza su ciò che mi manca, non sarò mai ingaggiato ad attivare un percorso di apprendimento funzionale a sviluppare un qualcosa. Partiamo da un presupposto che i percorsi di apprendimento non sono dei viaggi di piacere, o quantomeno, immaginate, non so, qualcuno di voi ha avuto un'esperienza di imparare cose nuove in età adulta, non so, sciare, faccio un esempio, cioè quelle cose abbastanza... Non è così banale portare qualcuno, lo facciamo diventare, diciamo, manager a 40 anni, lo portiamo di fronte a 50 persone, a 100 persone in uno staff meeting a parlare per la prima volta. Cioè, e quindi è chiaro, vedete che quella cosa lì, dietro, diciamo, quell'esperienza, quella competenza, ci deve stare un percorso, che però è un percorso molto complesso e difficile. E il tema è che per attivare questo percorso le persone hanno bisogno di forte motivazione, altrimenti il rischio è quello che, viene a dire, io lo chiamo quasi il burnout del learning, nel senso che le persone sono inondate di contenuti senza avere quella necessità di formarsi, e quindi a un certo punto chiudono la spina, diciamo. Perché quindi da qui è fondamentale, rispondendo un po' alla tua domanda, attivare delle relazioni di apprendimento basate sull'attivare appunto consapevolezza, e dove qui, diciamo, faccio degli esempi, non so, società come dall'altra parte del mondo, ora non voglio fare i classici esempi di aziendone unicorno dall'altra parte del mondo, però ci sono società, non so, come Facebook, che ormai da più di 10 anni
hanno tutti i loro persone, tutti i loro manager, quindi ognuno che gestisce persone, hanno un percorso di coaching disponibili. Quindi non viene definito con l'organizzazione cosa deve apprendere quella persona, perché è chiaro che stanno in un business che va talmente veloce, i ruoli sono talmente dinamici che non stanno dietro, l'HR non può star dietro chiaramente a andare lì col piano formativo sulla persona. E quindi il concetto è, no, facciamo in modo che la persona sia consapevole di se stessa, di ciò che manca, e quindi da lì, quindi attivando con un percorso esempio di coaching, può sviluppare autonomamente il proprio percorso di crescita. Molto interessante, un tema che andrebbe approfondito tantissimo, perché hai aperto un sacco di porte. Una di queste porte che hai aperto voglio passarla a Matteo per una domanda, tornando al case di Hope. È uno dei presupposti da cui parte Hope, ce l'hai anche detto prima in presentazione del progetto, è che la sostenibilità ha bisogno di innovazione e l'innovazione deve essere sostenibile. In termini di innovazione delle esperienze di apprendimento, come si traduce questo binomio che tu giustamente riporti come fondamento dell'esperienza di Hope? Lo sforzo più grande è quello che definirei il cambio di prospettiva, nella misura in cui, come dicevo prima, oggi ci sono potenzialmente tutte le risorse per fare innovazione, così come il tema sostenibilità di per sé non ha bisogno di essere spiegato granché. Insomma, il messaggio alla base è che o cambiamo stile di vita o entro 50 anni non abbiamo più pianeta dove vivere, insomma, mi sembra abbastanza logico, non dovrei aggiungere nient'altro. Eppure in realtà non genera quasi nulla nei comportamenti delle persone. Questo perché in realtà non esiste quello che io chiamo un processo di embodying, cioè le persone in realtà non fanno loro questa affermazione, logicamente la comprendono, perché di fatto non c'è nulla di illogico in questa affermazione, anche supportata dai dati, però non genera un tipo di comportamento. Quindi la sfida che mi sono dato è quella di cercare di capire quali erano le forme di apprendimento, i formati, i processi che potevano meglio supportare questo cambio di paradigma. E sostanzialmente li abbiamo individuati in un grande classico, in realtà, che si occupa di apprendimento, che è il ciclo di Kolb, che ora, per chi non lo conoscesse, è un ciclo in realtà così, come dire, banale nella sua semplicità, che però sintetizza le fasi del processo di apprendimento delle persone adulte, che confermo con Marco, hanno un'enorme difficoltà a imparare a sciare quando iniziano a 30 anni. E questo ciclo in realtà è fatto di diverse fasi in cui la trasmissione della conoscenza in realtà è una fase iniziale, e non è detto che nemmeno sia la più efficace, e gli altri cicli invece sono composti sostanzialmente da fasi di apprendimento attivo, di concettualizzazione e di ulteriore formalizzazione. Noi abbiamo un po' forzato questo modello, non ce ne voglia l'ideatore, per arrivare alla fase di concettualizzazione, dove io sostanzialmente concettualizzo un approccio diverso da quello che ho visto nella prima fase di conoscenza, con formati che vanno dalla semplice masterclass, in cui io trasmetto un contenuto che può ancora essere importante, nel senso che do per esempio una definizione di cosa vuol dire economia circolare o di cosa vuol dire platform business model, perché è un concetto che manca. Dopodiché incomincio a innestare una serie di attività che vanno da quelle che noi chiamiamo le reflection, quindi ci chiudiamo in una stanza e incominciamo a sentire cosa emerge dai partecipanti e a dargli una forma in termini di visualizzazione. Quindi utilizziamo il design, il significato più semplice e banale, quindi mettiamo in una forma grafica dei concetti abbastanza complessi. E poi li portiamo fino alla fase di concettualizzazione vera e propria, in cui l'obiettivo finale è quello di andare a lavorare sull'innovazione beyond the business model, che sembra in realtà semplice, ma significa per un'azienda come la nostra, stata sul prodotto, cominciare a ragionare sul fatto che il prodotto non è più il driver principale di un revenue stream, o potrebbe non esserlo in un futuro non molto lontano. Fare questo passaggio, che è semplice da spiegare a parole, in realtà è enormemente complesso, perché porta dietro di sé almeno tre dimensioni, che noi abbiamo classificato come la dimensione del me, quindi myself. Per cambiare, questo penso che Marco come coach possa essere d'accordo, per innovare devo prima capire che la mia prospettiva è una sfaccettatura di mille prospettive possibili, e quindi posso cambiarla. Devo agire sulla mia community, che nel caso dell'organizzazione molto spesso è la funzione di riferimento, che è il primo ostacolo nei processi di innovazione. E poi la community più ampia, che nei casi più belli può spingersi fino all'intero ecosistema. Queste tre dimensioni di cambiamento vengono toccate all'interno del processo di apprendimento, con metodologie e processi che sono molto vicini al coaching in alcuni casi, nella misura in cui di fatto noi supportiamo le persone nella scoperta di un sé che era nascosto, che coincide con la prospettiva di innovazione, e che sono fatte poi da momenti estremamente laboratoriali. Quindi, per sintetizzare, e dal punto di vista del designer, il designer usa tutti gli strumenti a disposizione, sia che siano innovativi, sia che siano estremamente tradizionali. È ricombinare questi elementi che può frenare o accelerare il processo di innovazione. Quindi alcune delle cose di cui vi ho parlato esistono già, sono nuove. Il ciclo di Kolb è una roba vecchissima, forse trascurata, visto la potenza che può avere, ma come ricombiniamo questi elementi per fare in modo che
lo shift mentale avvenga, io che quindi possa capire che il mio ruolo come player del mercato farmaceutico può non essere solo occuparmi della salute come selling drugs, ma occuparmi della salute in termini in senso ampio. Quindi oggi, se dovessi pensare a qual è il tema più importante per la salute di chi vive a Milano, dovrei lavorare contro l'inquinamento, perché è il tema principale che incide sulla salute del potere. Questo ovviamente è uno shift di paradigma estremamente ampio, quindi non credo avremo la fortuna di arrivare in OPA a questa chiusura. Però giusto per darvi un esempio radicalmente distante di come si può lavorare anche su tematiche che a primo aspetto non c'entrano strettamente con la formazione e con le competenze, ma perché lavorano in realtà su temi estremamente ampi e complessi, che alla base hanno forse il primo focus, in questo siamo abbastanza sicuri per chi si occupa di questo tema, il primo focus dell'apprendimento è cambiare la prospettiva con cui noi guardiamo il mondo. Fare questa cosa qua è la cosa più difficile, ma che di fatto coincide con la sintesi. Grazie Matteo, in effetti la ricombinazione degli elementi che già abbiamo, quindi competenze, esperienze pratiche, può addirittura generare una differenza nella proposizione di valore della nostra organizzazione, se decidiamo di lavorare sul noi, cioè sul me, sul nostro team e sulla nostra organizzazione. Quindi anche questo lavoro tridimensionale che si fa è assolutamente interessante e imprescindibile per l'innovazione dei processi di apprendimento. Intanto abbiamo catturato alcune cose, alcuni concetti che sono venuti fuori dall'interazione che abbiamo avuto con voi. Grazie mille Fatou, per la nostra studentessa, per l'ottimo lavoro di visual catching delle informazioni. Vi faccio un'ultima domanda e mi piacerebbe avere il vostro punto di vista su questo in conclusione di questo talk, che è stato a mio avviso interessantissimo. Grazie per aver condiviso vostre esperienze e punti di vista. Siete entrambi dei designer di esperienze di apprendimento in contesti differenti, in condizioni e appunto in organizzazioni differenti, però a vostro avviso e secondo il vostro osservatorio, quali sono e quale vi aspettate siano le prossime sfide o la prossima sfida più importante per il design di esperienze di apprendimento che siano veramente sostenibili da un lato e portatrici di cambiamento all'interno delle organizzazioni. Matteo. Speravo dicessi Marco, però va bene, colgo la parola. No, sto scherzando, rispondo molto volentieri. Allora, per me un tema decisivo è quello che io chiamo della learning experience design, quindi di approcciare in una prospettiva di nuovo diversa il tema del fisico e il tema del digitale. Cioè oggi ormai siamo in un momento in cui questi due aspetti sono coincidenti e confluenti, ma forse lo sono sempre stati, siamo noi che abbiamo approcciati da prospettive troppo parallele, troppo diverse. Quindi immaginare e disegnare esperienze di apprendimento che non guardano più la dimensione di quello che abbiamo chiamato fino ad oggi digital learning, ma guardano l'esperienza dell'umano. Perché siamo sicuri di una cosa, l'apprendimento avviene sempre e solo in un unico luogo, nella testa delle persone. Quindi che ricevono informazioni dal canale digitale o da una biblioteca, insomma, lasciatemi dire, è un concetto importante, ma forse l'abbiamo un po' sopravvalutato. Quindi io sto facendo una battaglia, sono onorato che è quella di smettere di parlare di digital learning, perché quando io apro un libro non sto parlando di paper learning, sto parlando semplicemente di apprendimento. Il secondo aspetto ovviamente è per me legato all'aspetto di quello che potremmo definire ecosystem leadership, quindi di immaginare sistemi di apprendimento che cominciano a trasmettere pratiche, io le chiamiamo respectful practice, quindi sono pratiche di rispetto e di apprendimento verso la propria comunità, dove l'apprendimento qua in realtà svolge una funzione cruciale per la sopravvivenza anche delle organizzazioni, quindi cominciare a far capire, questo forse è un processo che deve iniziare anche nelle scuole di management, che il business deve essere meno competizione, più cooperazione. L'orizzonte a cui possiamo guardare non è più l'orizzonte della market share o dell'ecosistema di business, ma di un ecosistema molto più ampio. È una sfida che devo dire forse ha più terreno nell'ambito prescolastico, pre-graduate. Nell'ambito delle business school c'è qualcosa che si sta muovendo, ma secondo me anche noi come aziende dovremmo un po' accelerare su questa visione. Io credo che siano queste un po' le due sfide. Una è una sfida di esperienza e una è una sfida invece di significato, se vogliamo, di cosa deve servire oggi l'education in generale. Esperienza e senso, grazie Matteo. Marco? Allora, dal mio punto di vista, in termini, come dire, di sfide future, per quanto riguarda il corporate learning, c'è una grande sfida che la stiamo già affrontando da qualche anno, ma c'è ancora molto da fare, che ha a che fare proprio con il design anche delle piattaforme.
nel senso che noi abbiamo avuto anni dove le persone sono state poco ingaggiate, anche a tutta l'esperienza della formazione online, perché era un design davvero incomparabile rispetto alla loro user experience sulle piattaforme da mondo consumer. E quindi è chiaro che se io vado, non so, su Netflix, in tre click riesco a vedermi un film, devo avere quella stessa esperienza, diciamo, proprio di sì, proprio in termini di learning experience per generare engagement. Quindi c'è un aspetto tecnologico che si basa davvero proprio sullo sviluppo in termini di design delle piattaforme e delle esperienze quindi di apprendimento connesse. Dall'altra parte, mi connetto in modo forte a quello che diceva Matteo, perché insomma, noi ci crediamo davvero tanto, anzi ci abbiamo poi costruito Bonsai, fondato Bonsai, anche su, è uno dei pillar di Bonsai, ovvero dell'unione delle diverse esperienze di apprendimento. Non possiamo più permetterci di avere un corso di learning, un corso in aula, vado a fare coaching e queste cose tra di loro non si parlano. E, il vero valore dal nostro punto di vista è anche qui creare, avere degli ecosistemi di apprendimento con dei processi integrati tra di loro, e quindi io faccio attivo delle esperienze che possono avere a che fare con l'e-learning, quindi con un momento asincrono, ma tutto questo è connesso a quello che può essere un'aula in presenza o virtuale, dove ci si confronta sulla base di, come dire, di un processo che è già stato implementato, tutti hanno fatto quindi un'esperienza di learning in piattaforma. Quindi faccio un esempio: noi abbiamo esperienze con società molto significative, Electrolux, anche lo stesso gruppo ERA e quant'altro, dove sviluppiamo, proprio progettiamo esperienze di apprendimento basate su, che vanno a coniugare, cioè questo mix tra il learning asincrono e sincronicità. Si sta insieme, abbiamo capito questo in questo anno dal mio punto di vista, che si va insieme in modo sincrono laddove ha senso andarci. Quindi laddove ha senso andarci, no, anche in virtual room, non tanto per fare in modo che uno, il docente di turno, possa dare delle informazioni, ma dove c'è una dialettica, dove c'è uno scambio, dove c'è una condivisione forte, dove c'è una progettazione, una partecipazione da parte di tutti. Mai più aule, come dire, molto passive, sempre più momenti di apprendimento in grado di attivare esperienze, quindi in grado di attivare conseguentemente comportamenti. Questa è una grande sfida, secondo me, che abbiamo un po' capito anche da quest'ultimo anno. Grazie Marco, è molto interessante l'attivazione di momenti di senso che abbiano poi, appunto, che diano senso alla relazione di apprendimento. È sicuramente una sfida che, come dici tu, abbiamo imparato e dovremmo consolidare e approfondire nel corso dei prossimi mesi per disegnare delle esperienze di apprendimento che siano davvero efficaci. Il tempo a nostra disposizione è finito. Vi ringrazio tantissimo per la ricchezza degli spunti che ci avete dato. Come ho detto all'inizio, questo viaggio verso il design dell'innovazione della conoscenza non è un viaggio che possiamo fare da soli, per cui vi consideriamo assolutamente a bordo rispetto ai prossimi passi dell'evoluzione di questo percorso. Grazie mille davvero, perché la vostra testimonianza e l'esperienza professionale che avete portato ci ha arricchito tanti punti di vista veramente consistenti. Quindi grazie davvero Marco e Matteo, assolutamente ci teniamo aggiornati lungo tutto il percorso e siete i nostri compagni di viaggio ormai. Bene, grazie mille, grazie Valentina, grazie. Grazie Marco. Grazie mille. Grazie a te Matteo, grazie mille Valentina. A voi. Grazie. Anche allo studente, studentessa che ha fatto quella bellissima rappresentazione che è veramente fantastica, insomma. Grazie Fatou, grazie mille. A tutti. Grazie a voi, grazie. Grazie. Ciao, grazie mille Marco e Matteo. Adesso un minuto di pausa e iniziamo con il terzo e ultimo round con Barbara Bulgarelli e Marcella Contini, che dovrebbero essere già online. Barbara, Marcella, ci siete? Sì, ciao, buongiorno. Siamo qua. Bene, buongiorno, ciao. Buon pomeriggio a voi, grazie mille per esserci. Un minuto di pausa e poi iniziamo. Grazie. Perfetto.
Eccoci, allora buon pomeriggio di nuovo a tutti, siamo arrivati al terzo round di conversazione di questo pomeriggio insieme. Insieme a noi ci sono Barbara Bulgarelli e Marcella Contini, tra un po' racconteremo qualcosa in più di loro e ci racconteranno appunto il loro punto di vista sull'innovazione della conoscenza, cosa sta succedendo a livello sistemico, regionale per quanto riguarda i progetti, i processi, le esperienze di innovazione della conoscenza nella nostra regione. Abbiamo chiamato questo terzo round Learning Valley perché a giudicare dalle esperienze, dai progetti, dagli spazi che si stanno progettando all'interno del nostro territorio, l'Emilia-Romagna può essere considerata come un prototipo di Learning Valley, con la ricchezza di competenze che trasversalmente vengono mixate e messe a servizio dell'innovazione. Poi Barbara e Marcella, rispetto al loro osservatorio, ci parleranno di quella che è la loro esperienza su questo. E, giusto due informazioni sulla carriera veramente diversificata e variegata sia di Barbara che di Marcella. Marcella è responsabile del Dipartimento Politiche Industriali CNA dell'Emilia Romagna, responsabile anche per il Centro per l'Innovazione CNA Innovazione. Fino al 2019 è stata direttrice dell'ECIPAR del CNA Emilia Romagna, quindi dell'ente di formazione regionale nel sistema CNA. Barbara Bulgarelli è invece direttrice della Fondazione Demo Center dal 2019, ha una formazione di tipo tecnico-umanistica, quindi questo mix anche sarà molto interessante da discutere durante la nostra conversazione insieme, e poi da diversi anni si occupa, è impegnata in progetti di sviluppo per le imprese del territorio. Quindi il nostro focus, lo dicevo in apertura, di questo round sarà molto spostato su quello che sta succedendo nel nostro ecosistema di riferimento, quindi nella nostra regione. E come i round precedenti, io aprirei la conversazione chiedendo alle nostre ospiti, Barbara e Marcella, la loro interpretazione, la loro personale definizione di innovazione della conoscenza. Parto da te, Marcella, la tua personale definizione di innovazione della conoscenza. Allora, grazie Valentina, è un piacere essere qua con voi e devo dire che è anche una bellissima occasione, oltre che di entrare in un contesto non abituale per me, per rivedere Barbara e per avere una conversazione mediata da te con lei, perché è da un po' che non ci incontriamo e noi eravamo molto vicine fino a un po' di tempo fa. E quindi sì, allora la mia personale definizione di innovazione della conoscenza è molto vicina al tema del cambiamento digitale. Io credo che lavorando con le imprese in questo periodo in particolare e vedendo la velocità con cui sta evolvendo il contesto, non si possa parlare di conoscenza senza parlare di cambiamento appunto del mondo digitale, che influisce in modo sostanziale sul nostro apprendimento. Credo che il nostro cervello sia meno abituato a concepire con rapidità il cambiamento di quanto non ci venga richiesto dall'evoluzione digitale attuale. E quindi credo che per garantire una conoscenza diffusa dobbiamo dotarci di vari strumenti, di più leve. Una è certamente quella della formazione, che è fondamentale, ma poi credo che si debba affiancare anche tutta una serie di strumenti diversi che riescano ad accompagnare le persone, gli individui e le organizzazioni nella gestione del cambiamento e nell'adattamento positivo a questo cambiamento. Credo che questo sia di sostanziale importanza. Da lì anche l'evoluzione dei modelli poi per trasferire la conoscenza. Però dimmi tu, Valentina, se ne parliamo dopo. Oppure ora? Sì, sicuramente riprendiamo il discorso dopo. Intanto, Marcella, grazie mille per la tua personale definizione di innovazione della conoscenza. Vorrei sentire anche quella di Barbara, considerando anche la sua formazione un po' tecnica, un po' umanistica. Quindi, alla luce di questo, Barbara, qual è la tua definizione di innovazione della conoscenza? Sei muto, Barbara. Bene, grazie a te Valentina, anch'io saluto Marcella con la quale abbiamo lavorato un po' insieme negli anni precedenti ed è un'occasione per affrontare temi assolutamente importanti oggi in un mondo che cambia
a una velocità che, come diceva Marcella, a cui noi non siamo assolutamente abituati. Molto velocemente, io ho una formazione tecnica di base, nel senso che sono una ragioniera, ecco, di formazione, orgogliosa anche di esserlo, no? Abbiamo un'immagine fantozziana del ragioniere, ma in realtà, insomma, diciamo che è stata una formazione per me comunque importante, o a cui ho affiancato invece una formazione più umanistica. E poi sono approdate in ambienti anche molto, molto diversi. Devo dire che questa duplice esperienza mi permette sempre un po' di avere uno sguardo che va anche un po' oltre, ecco, e questo lo trovo, credo, un aspetto assolutamente per me importante, di lettura dei contesti e di lettura dei sistemi, perché poi è questo quello di cui credo noi ci dobbiamo occupare oggi per i ruoli che rivestiamo. L'innovazione della conoscenza certamente oggi è un aspetto determinante per quanto riguarda l'influenza che ha giustamente il digitale e la digital transformation all'interno del nostro sistema, dei nostri sistemi industriali, dei nostri sistemi produttivi. E devo dire anche che purtroppo l'esperienza pandemica, da un certo punto di vista, ha rappresentato un acceleratore, nel senso che ci ha costretti, o torto collo, ad affrontare i sistemi, la produzione, le relazioni, lo sviluppo delle imprese e dei nostri sistemi, utilizzando in una maniera anche da impreparati per certi versi, affrontare appunto questo tipo di cambiamento che rimarrà, non ritorneremo ex ante al termine di questa situazione, ma anzi questa rappresenta davvero un trampolino di lancio utile per affrontare un mondo e un sistema in profondo cambiamento. Credo anche che a proposito di modelli che andranno certamente rivisti, riorganizzati nei sistemi produttivi e organizzativi a seguito appunto della trasformazione digitale, credo anche nelle contaminazioni di ambienti, nel senso che oggi il sistema diciamo così, di produzione e di generazione del valore non è fatto all'interno di un sistema punto a punto, no? Produzione-mercato, ma è sempre di più, si sviluppa sempre di più attraverso anche altri contesti e altri ambienti più aperti, più collaborativi, attraverso delle vere e proprie filiere che portano l'innovazione e nuove conoscenze. Quindi diciamo che questo momento è un momento di passaggio quasi epocale per certi versi, senza, non voglio usare toni enfatici, però insomma in un qualche modo è una trasformazione, e come tutte le trasformazioni ha veramente bisogno di essere accompagnata attraverso strumenti, attraverso iniziative, attraverso la formazione e attraverso anche le contaminazioni che possono avvenire da soggetti e sistemi diversi. Quello che noto è che non siamo mentalmente preparati, no? a rapportarci e ad allargare gli orizzonti dell'innovazione e dello sviluppo anche delle competenze, dei sistemi e dei modelli. Lo sforzo che noi dobbiamo fare anche per nostra mission, noi come centri per l'innovazione, è proprio quello. È una sfida, è una difficoltà, perché chiaramente i cambiamenti sono sempre dei passaggi un po' stretti, ma credo altrettanto che rappresentino davvero delle grandi opportunità. Quindi cogliamo, dico io, l'aspetto positivo
di un mondo complesso che a volte facciamo fatica a leggere pienamente, compiutamente nelle sue dinamiche interne ed esterne. Grazie Barbara, hai aperto molte finestre che approfondiremo durante questa ora di conversazione insieme. Tu dicevi accompagnare l'innovazione, il cambiamento attraverso la rigenerazione e la ibridazione delle competenze. Quindi a questo proposito volevo chiedere a Marcella, come responsabile di CNA Innovazione, come anche ex direttrice di ECIPAR, quali sono secondo te oggi le esigenze in termini di fabbisogno formativo che le aziende del territorio hanno o stanno mostrando in questa situazione di nuova normalità? In generale, quali sono secondo te le competenze più richieste per l'innovazione dal tuo osservatorio e quali sono le più difficili da trovare in questo momento sul mercato? Sì, allora credo che le imprese abbiano consapevolezza di dover rimanere al passo su conoscenze e competenze di alto livello che non sempre sono decodificabili per le piccole e medie imprese. Penso alle key enabling technologies del piano Industria 4.0 che spesso intimidiscono e che invece dovrebbero essere molto semplicemente tradotte e decodificate per loro. Quindi questo fa parte proprio del compito di chi come noi le deve accompagnare nella comprensione e nell'apprendimento. E poi esiste una serie di competenze necessarie, lo sono sempre state, che adesso lo diventano sempre di più. Quindi la necessità di competenze tecniche specializzate, quindi il saper fare con un livello di qualificazione molto alto e che deve venire proprio dalle scuole. E noi lavoriamo con le scuole, con gli istituti tecnici, lavoriamo ovviamente anche con l'università, le lauree professionalizzanti, ma credo che il nodo stia molto per proprio generare un'occupazione corretta per le nostre piccole imprese, piccole e medie imprese che rappresentano la parte preponderante del nostro tessuto produttivo, sia quello di partire correttamente nelle fasi proprio delle scuole superiori. Diversamente si rischia di non formare i profili giusti. E poi c'è una serie di competenze, diciamo così, nuove, che hanno molto a che fare anche con la contaminazione che citava Barbara, su cui sono molto d'accordo, su cui le aziende hanno percezione di avere dei gap e che devono essere, diciamo, approfondite, devono trovare, stanno già trovando dei luoghi di focus, di approfondimento. E me ne sono segnata alcune perché parlando con le imprese e con gli esperti con cui trattiamo questi argomenti, stanno emergendo in questo periodo. Sono temi nuovi, anche proprio, sì, stimolati dall'emergenza. Quindi la gestione, per esempio, dei team a distanza, come io riesco a delegare, io imprenditore, le responsabilità, come riesco a monitorare il modo di lavorare dei miei dipendenti, come sono capace poi di riempire anche i vuoti nei carichi di lavoro che si generano, perché oppure anche i picchi di produttività, come riesco ad organizzarli, i feedback da collaboratori ma anche da clienti e fornitori, come li raccolgo, li gestisco e come rivedo la negoziazione dei rapporti commerciali. Quindi c'è tanto nelle operazioni di vendita e di relazione commerciale nel business delle nostre imprese, come la ripenso con questi nuovi mezzi, come cambia la comunicazione, come riesco a trovare supporto nella presa di decisioni quando parlo appunto di esercitare la mia leadership. E quindi insomma ci sono anche tanti temi nuovi che stanno emergendo e che stanno trovando davvero un interesse fortissimo da parte delle imprese. Insieme ai temi, e mi aggancio al tema anche alla domanda che ci hai fatto prima, ritorno anche ai modelli per trasferire la conoscenza. E ne cito uno perché mi fa tanto piacere citarlo, proprio perché siamo qua oggi. Noi, attraverso le nostre diramazioni territoriali, ce n'è un'enorme azienda, diciamo, che serve le imprese. Per esempio, giovedì organizzeremo un momento di open innovation e di laboratorio con gli studenti proprio del Dipartimento di Design del Prodotto Industriale di Unipo,
E lì che cosa succede? Che vengono suddivisi in tre gruppi gli imprenditori, ovviamente preselezionati, che hanno già mandato le loro aree di interesse, e insieme poi agli studenti si porta avanti, si sviluppa nel periodo anche successivo, non solo giovedì, un percorso di composizione di una proposta personalizzata per loro da parte degli studenti. Ecco, sono modalità, noi solo giovedì ne abbiamo una su Reggio Emilia e una su Bologna, ed è un caso, ho raccolto dai colleghi dei territori le informazioni per arrivare qua oggi, e dentro a quei gruppi di lavoro si discutono tematiche che proprio rispondono alla domanda che ci stai facendo. Quindi si parla di strumenti di comunicazione e vendita, nuovi strumenti, di nuovi trend di prodotto e di processo, quindi di ridisegno sia del prodotto che del processo di produzione, e nuovi modelli di business e possibilità di innovare i modelli tradizionali. Quindi credo che sia un esempio bellissimo di come anche una piccola impresa possa trovare nella contaminazione, in questo caso con l'università e gli studenti, idee nuove su cui investire e su cui poi creare occupazione. Chiudo dicendo che spesso le nostre imprese, quando conoscono un ragazzo e lo portano avanti in un percorso di tirocinio o di, insomma, di affiancamento, poi non lo lasciano più andare, perché sono imprese che hanno bisogno di competenze, possono offrire tantissimo anche se non sono grandi organizzazioni, e possono accompagnare in percorsi di crescita professionale anche importanti. Bellissimo, Marcella, quello che dici, soprattutto rispetto al rapporto che si crea tra lo studente e la piccola organizzazione in cui si genera valore attraverso l'ibridazione e lo scambio continuo. È assolutamente un elemento, un volano di innovazione e cambiamento che non deve essere sottovalutato, soprattutto in questo periodo di grandi trasformazioni. Parlavi della ibridazione, che è di fatto un concetto che sta alla base dell'innovazione della conoscenza, e proprio di ibridazione. E torno su Barbara, parlando di Demo Center, sicuramente Demo Center può essere considerata una realtà che fa dell'ibridazione un suo punto di forza, perché di fatto sostiene le imprese nella realizzazione di attività di ricerca industriale, innovazione, trasferimento tecnologico e tutto ciò che è connesso a questo, per favorire lo sviluppo economico all'interno delle imprese del territorio. E mi raccontavi che uno dei vostri progetti più ambiziosi in questo periodo è la realizzazione di un hub fisico in cui raccogliere quella che tu chiami la filiera delle competenze per l'innovazione. Ecco, mi ha incuriosito molto questo progetto di raccogliere in uno spazio fisico, nel momento in cui la fisicità è stata messa in discussione, questa filiera per le competenze per l'innovazione. Quindi come è nata l'idea, come la state sviluppando, e se puoi darci qualche dettaglio in più sul progetto, che so essere in evoluzione in questo periodo. Sì, in effetti è un progetto abbastanza sfidante, diciamo, perché chiaramente ha una sua complessità e come tutte le complessità, insomma, diciamo che devono essere affrontate in una maniera un po' diversa. Ma voi sapete che Demo Center ha sostanzialmente due luoghi di intervento. Uno è Modena, noi siamo dentro al campus di ingegneria, e poi abbiamo l'esperienza che chiamiamo del Tecnopolo di Mirandola, Mario Veronesi, verticale sul settore del biomedicale. Il Tecnopolo di Mirandola è nato dopo un evento drammatico, è nato dopo il terremoto del 2012, quindi ha una vita, realizzato poi e inaugurato nel 2015, quindi ha 5 anni di vita sostanzialmente. Ed è un tecnopolo nel quale ci sono dei laboratori di ricerca, a capo dei quali ci sono 3 docenti universitari, una serie di ricercatori e di competenze, molte delle quali derivano dall'università, ma diciamo che il Tecnopolo in quanto tale aveva bisogno di altri spazi proprio per essere pienamente funzionale allo sviluppo di un territorio.
E nel 2000, già nel 2017-18 è stato presentato un progetto in regione, quindi tra il 18 e il 19, di rifunzionalizzazione di una scuola nata a seguito del terremoto, per essere poi destinata a un, come dire, a spazi, e quindi creare spazi destinati a startup, co-working, formazione e laboratori condivisi con le imprese. Quando parlo di filiera dell'innovazione e in un qualche modo anche della conoscenza, mi piace sconfinare anche in questo ambito, e perché all'interno di questa struttura sono 2000 metri quadrati, quindi chiaramente uno spazio di tutto rispetto. Saranno ubicati, troverà spazio l'ITS del biomedicale, spazi, come dicevo, di co-working, quindi per ragazzi giovani che hanno voglia di stare all'interno di un sistema che offre queste opportunità, naturalmente start-up prevalentemente verticali sul settore del biomedicale, e poi naturalmente laboratori di impresa. Adesso non voglio eccedere, come dire, nei parallelismi, però insomma sappiamo molto bene che uno dei successi, uno dei motivi per cui la Silicon Valley ha avuto successo è proprio perché accanto alle start-up c'erano le aziende che insomma collaboravano, cercavano di sviluppare delle relazioni positive col mondo dei giovani start-upper. Non dico che noi vogliamo replicare quel modello, che ha delle dinamiche molto diverse, e chi lavora in ambito software chiaramente agisce con una velocità molto diversa, così come sappiamo che lavorare invece nel settore del biomedicale anche per le start-up, i tempi del go-to-market o di sviluppo da un'idea alla sua realizzazione, validazione, certificazione, mercato, sono tempi decisamente più lunghi. Tuttavia, diciamo che se vogliamo parlare di modelli, quello lo consideriamo un modello di riferimento, cioè avere imprese che vogliono sviluppare i loro laboratori all'interno di un ecosistema che prevede anche la presenza di start-up, chiaramente riteniamo che possa, con anche un tecnopolo e quindi laboratori di ricerca di fianco, perché diventa quella che si andrà a realizzare una vera e propria cittadella del settore biomedicale, una sorta di chilometro bianco, lo chiamo io, mutando, no, i vari colori in giro per le varie esperienze nazionali. Quindi diciamo che questa opportunità, questo sistema di relazione rappresenta davvero quello che noi abbiamo ritenuto essere il Biomedical Village, un insieme di competenze, di realtà e di esperienze che possono creare quelle competenze, quelle contaminazioni di cui parlavamo. Io credo molto, il progetto che raccontava prima Marcella è un progetto molto interessante, no, da quel punto di vista, perché certamente parlare di open innovation per le piccole imprese è un affrontare un tema assolutamente nuovo. Perché le imprese possano cogliere fino in fondo e possa essere agita in modo positivo questa esperienza, è chiaro che hanno bisogno di essere in un qualche modo accompagnato, cioè dare loro la possibilità di toccare con mano delle opportunità per lo sviluppo di idee che oggi hanno una loro connotazione ma che domani ne possono assumere un'altra. Cioè il business oggi può davvero mutare e mutarsi a seguito anche delle condizioni che sappiamo possono essere, e la pandemia ancora una volta ce lo insegna,
possono davvero trasformare le nostre vite. Quindi avere questa duttilità e questa capacità di cogliere le opportunità che derivano da esperienze anche diverse rappresenta, credo, un punto di svolta importante. Non è sempre facile cogliere questa, come dire, questa disponibilità, perché sappiamo che l'impresa ha le sue regole, deve garantirsi la sua sostenibilità, ha delle logiche che chiaramente sono logiche di natura economica, giustamente, però è altrettanto vero che oggi sempre più il tema del cambiamento è un tema oggi imprescindibile e necessariamente credo che tutti si debbano mettere nelle condizioni di affrontare e di cogliere delle opportunità. Diciamo che noi, per il ruolo che svolgiamo, rappresentiamo dei facilitatori per certi versi, o più che, oltre che accompagnatori, però proviamo a tradurre un'opportunità in occasioni e momenti di confronto vero per permettere l'incrocio, la contaminazione di esperienze che possono essere virtuose e produrre dei risultati e trasformarsi in nuove idee imprenditoriali. Tutto questo è facile a dirsi, più difficile da realizzare. Certamente la sfida è per noi assolutamente stimolante e quindi dalla fine di quest'anno sostanzialmente, quindi dalla seconda metà dell'anno, avremo a disposizione questi spazi. Stiamo già lavorando con startup, con aziende che vogliono portare dentro a questa struttura i loro laboratori. L'ITS troverà la sua naturale collocazione e quindi sappiamo anche l'importanza della formazione tecnica. Già anche questo nuovo governo, no, ha riaffermato il valore delle competenze tecniche, quindi insomma, diciamo che questa esperienza può rappresentare un'esperienza che io credo anche utile per il sistema. Abbiamo la presunzione di volerla far diventare una best practice. Quindi, quando ci si pone degli obiettivi importanti, chiaramente la sfida alza il livello. Alza il livello di ingaggio, certo. Esattamente. Però insomma, adesso al di là di questi aspetti, credo davvero che questa esperienza territoriale, che peraltro è collocata in una zona di provincia, perché Mirandola è nella provincia al confine con la regione Lombardia, quindi siamo davvero in una zona periferica, dove tuttavia è presente un importantissimo distretto industriale e la possibilità di creare questa esperienza per il territorio, ma non solo, perché lo sguardo è uno sguardo che va oltre il territorio, credo che rappresenti per questo settore, non tanto per noi in quanto tale, un'opportunità di importante. Quindi cerchiamo di mettere insieme noi tutte le competenze per riuscire al meglio in questa, ripeto, in questa sfida per ambiziosa. Noi. Sì. E grazie mille, Barbara, perché hai sottolineato chiaramente l'importanza delle competenze tecniche, ma hai parlato anche di utilità e di trasversalità e di mettere insieme e di mettere a sistema, che comprende una serie di skill trasversali, dell'imparare ad imparare, che è una espressione che è venuta fuori nei precedenti round di conversazione. E su questo volevo chiedere a Marcella, visto che aveva già introdotto il discorso nella sua precedente risposta, ma mi piacerebbe approfondirlo. E mi ricollego a una ricerca internazionale che è stata fatta da Boston Consulting Group, che è uscita
un paio di mesi fa, se non erro, che sostanzialmente raccoglieva i dati relativi a interviste di amministratori delegati di importanti multinazionali di tutto il mondo, in cui si chiedeva loro quali fossero le skill più strategiche e nello stesso tempo più difficili da trovare sul mercato. E sorprendentemente, ma forse neanche troppo, il risultato più rilevante che ci hanno restituito questi CEO è che come se ci fosse una sorta di emergenza soft skill, cioè le più difficili da trovare e le più importanti per superare le sfide del cambiamento e dell'innovazione sono proprio le soft skill. Allora volevo chiederti, Marcella, se dal tuo osservatorio le aziende del territorio se ne stiano effettivamente rendendo conto, e se sì, come stiano rispondendo a questa emergenza soft skill, se così possiamo chiamarla. Sì, è un tema che io trovo molto interessante. Mi ci sono appassionata nel 2019, pre-pandemia, quando ancora il mio incarico era su ECIPAR, e quindi sul mondo della formazione. Io trovo che le soft skill siano dei cardini per la formazione della professionalità di un individuo, no? E quindi che non possano essere sottovalutate neanche dalla più piccola impresa, perché c'è il tema della fiducia, dell'investimento sulle persone e anche sul ritorno da questo investimento, no? Che dipende moltissimo non solo dalle competenze tecniche, ma anche da quelle soft. Io quindi nel 2019 ricordo che avevo sondato il mercato degli open badge per la certificazione delle conoscenze, delle competenze, e perché mi interessava questo trend internazionale che andava da quella parte. Io ho trovato un sistema poco pronto a recepirlo. Quindi noi, come sapete, cioè gli enti di formazione sfornano una quantità impressionante di corsi di formazione, in quel momento in via anche molto tradizionale. E c'era un interesse molto tiepido all'utilizzo di sistemi di certificazione, di riconoscimento, perché trovo che in questo caso il grande valore sia nel riconoscimento a due facce, cioè io come azienda posso avere la garanzia che il mio dipendente è davvero capace nella duttilità, riprendo un termine che ha usato Barbara e che credo che sia un enorme valore se una persona riesce a giocare sul lavoro, oppure l'empatia, se poi trovo un riscontro, per esempio, da parte di un'altra azienda che ha lavorato o lavora con quella persona, quindi anche una certificazione data da un incrocio di opinioni e di valutazioni. Ecco, io in quel momento ho trovato una reazione tiepida, ma non stupisce, cioè il contesto italiano secondo me era ancora abbastanza indietro, e parlo di poco tempo fa, erano 2 anni fa. Nell'ultimo periodo secondo me le cose stanno cambiando anche su questo, la velocità con cui si può apprendere è cambiata, secondo me per la prima volta ci troviamo davanti al problema di selezionare e non di cercare la formazione. Se io, finita la nostra conversazione, voglio assistere a un talk dell'MIT, io mi collego e gratuitamente lo ottengo. Non era così fino a poco tempo fa. Quindi credo che i ragazzi siano, cioè i giovani siano ben più pronti del sistema a riconoscere il valore delle competenze soft, e che si debba invece modernizzare, adeguare il sistema, facendolo anche attraverso questi strumenti che credo che siano preziosi e ormai imprescindibili anche per il nostro contesto. Semplicemente dobbiamo abituarci ad utilizzarli. Queste piattaforme digitali ci portano a considerarli più naturali, secondo me, e quindi nel prossimo futuro non dovremo fare altro che recepirli. Grazie Marcella, il tema delle piattaforme che abilitano nuove relazioni e nuovi modi di fare innovazione è sicuramente un tema centrale anche per il nostro osservatorio e per la nostra ricerca, quindi grazie mille per averlo sollevato. Ricordo che è sempre possibile postare qualsiasi tipo di dubbio, domanda, curiosità utilizzando la chat, quindi fatelo pure, così cerchiamo di portare dentro il vostro punto di vista all'interno della nostra conversazione. Torno su Barbara per approfondire il tema della trasversalità, che in qualche modo è un abilitatore, un facilitatore di tutte le
operazioni e processi di open innovation ai quali tu hai fatto riferimento nella precedente risposta. Ecco, mi piacerebbe dal tuo osservatorio avere un punto di vista sulla open innovation, cioè quanto è open, quanto è aperta, secondo il tuo osservatorio e secondo poi l'interpretazione che ne danno le aziende del territorio, questa innovazione, e cosa manca secondo te affinché noi acquisiamo quei processi, quel tipo di mindset, di mentalità che ci abilita poi a effettivamente giovare di tutte le potenzialità che la Open Innovation ci offre oggi. Guarda, prima di affrontare il tema dell'open innovation, ma non è certamente staccato dalla domanda, faccio questa considerazione sul tema delle soft skills, nel senso che parlando un po' con alcuni imprenditori, con operatori del settore del coaching, adesso detta in modo molto ampio, oggi peraltro un ambito che viene molto spinto e molto utilizzato dai social, eccetera. Un imprenditore che lavora con altre imprese sottolineava questo, l'importanza della capacità di stare e di gestire le relazioni in tutte le sue varie sfaccettature, forme. Adesso Marcella prima parlava di negoziazione, di fiducia, leadership, eccetera. Quindi diciamo che al di là di una competenza tecnica che è, tra virgolette, quindi la virgoletto necessariamente, è una competenza acquisibile in modo forse anche più rapido, ma la capacità di stare dentro al sistema delle relazioni, che è un sistema anche questo in cambiamento, per le ragioni che dicevamo prima, non fosse altro perché oggi abbiamo degli strumenti che intermediano la relazione diretta, no? Cioè nel senso noi siamo in collegamento, ma attraverso uno schermo. E quindi la nostra relazione è una relazione un po' diversa rispetto a un approccio diretto se fossimo insieme in una stanza. Posto che Microsoft, ho letto, ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che riesce a leggere la prossemica delle persone che stanno, che guardano e si relazionano attraverso uno schermo. Però al di là di questa, diciamo così, sviluppo, no, della tecnologia, diciamo che il riuscire a stare dentro questi meccanismi è assolutamente importante. Sono d'accordo con Marcella che non c'è sempre questa percezione di questo bisogno, percezione del bisogno, ecco. Anche se forse i giovani, anzi sono sicura che i giovani invece riescono un po' meglio a cogliere queste opportunità. Il tema dell'open innovation è un tema assolutamente, come dire, importante, e anche in questo caso, lo dicevo forse prima, va accompagnato, perché la capacità di tradurre un incontro in un'opportunità e quindi cogliere fino in fondo quello che mondi diversi possono portare reciprocamente dentro ai vari sistemi, anche quello rappresenta una, come dire, un'apertura, una lettura delle opportunità assolutamente diversa. Oggi parliamo tantissimo di open innovation, ci sono moltissimi eventi che vanno in quella direzione. Probabilmente tutto il nostro sistema imprenditoriale non è parimenti preparato a cogliere queste opportunità. E se vogliamo che le filiere dei sistemi produttivi possano svilupparsi meglio, di più, e quindi anche il sistema delle PMI possano cogliere
possa cogliere fino in fondo le opportunità che possono derivare da eventi, iniziative, incontri, è chiaro che vanno accompagnate attraverso dei sistemi, no, di accompagnamento, scusate la ripetizione, per permettere alle imprese di uscire da una logica di puro business to business, di B2B fine al momento, non fine a se stesso. Il B2B non è mai fine, insomma, a se stesso, ma ecco, io credo che lo sforzo che dobbiamo fare anche noi, parlo come Demo Center, parlo come sistema dell'innovazione, sia proprio quello di trovare dei meccanismi, delle opportunità attraverso le competenze che i soggetti esterni possono avere, che hanno, per poter sviluppare questi processi di avvicinamento, per far sì che nessuno resti indietro. Adesso anche questa era una frase che si usava in ambito scolastico, però insomma in un qualche modo la potrei trasferire e trasportare in un ambito imprenditoriale, perché davvero il rischio è di perdere delle opportunità, o meglio di perdere, come dire, imprese che stanno e che vogliono stare in una terra di mezzo, insomma, dove non sono, vogliono mantenere il proprio status quo senza cogliere le opportunità che il cambiamento e che questa situazione può a loro offrire. Per cui il progetto dell'incubator, ma anche a altre occasioni, anche in altri contesti di Demo Center, abbiamo fatto eventi, iniziative, opportunità legate all'open innovation, con anche delle soluzioni positive. Però, insomma, se vogliamo accelerare questo processo, credo davvero che servano delle opportunità proprio di affiancamento verso le imprese e anche verso il mondo delle start-up, perché chiaramente la start-up può avere l'obiettivo di crescere da sola, ma magari può raggiungere può svilupparsi e crescere attraverso un contributo e un apporto che deriva da soggetti esterni, non solo venture capital o soggetti che vogliono finanziare, ma anche da imprese che possono portare soluzioni innovative e se stesse, o dare dei contributi molto più fattivi. Quindi diciamo che il tema dell'open innovation, di cui oggi è un tema all'ordine del giorno, è effettivamente una strada che va praticata con grande competenza e senza improvvisazione. Grande competenza e poca improvvisazione, sicuramente Barbara alla base del disegno dei progetti di open innovation, che poi sono fondamentali per l'ecosistema di riferimento, per la generazione dell'innovazione e del cambiamento. Ci avviamo all'ultima domanda che vorrei fare a entrambe per catturare la vostra prospettiva. Intanto grazie mille Fatou per aver catturato visualmente quelli che sono stati i concetti principali della nostra terza conversazione del pomeriggio, con la quale chiudiamo l'evento. Volevo chiedere ad entrambe, Barbara e Marcella, voi di fatto vi occupate di innovazione e in questa conversazione insieme, in questo pomeriggio, più volte è stato detto che il miglior modo per predire il futuro è cercare di disegnarlo, e chi come voi si occupa di innovazione è continuamente esposto a questo esercizio. Quale prevedete che sia oggi la vostra principale sfida per il futuro, per disegnare delle esperienze di apprendimento che siano sempre attuali e sempre anticipanti le sfide che le aziende, a prescindere dalla loro dimensione, dovranno fronteggiare nella nuova normalità? Comincio da te, Marcella. Sì, Valentina, io credo che la più grande sfida sia quella di mantenere le piccole e medie imprese al centro, diciamo, del cosiddetto ecosistema dell'innovazione,
È banale, sembra semplice da dire, da fare è più complicato. E tra l'altro si tratta di attività che strutture come quella in cui opero io diciamo non riconoscono come prioritarie, perché non sono quelle redditizie per chi eroga servizi, no? Perché mettere in contatto un centro di ricerca, un laboratorio, un dipartimento universitario con un'impresa non porta fatturato a chi lo sta facendo. Però credo che sia l'unico modo per lavorare perché le nostre imprese mantengano la loro competitività, non ce ne sono altri. Diversamente si rischia sì, di mantenersi su livelli, su azioni tradizionali poco significativi. Ognuno chiaramente lo fa per il ruolo che ricopre e per coerentemente con l'organizzazione in cui lavora. Nelle nostre strutture, parlo forse più della mia rispetto a quella di Barbara, che è già di vocazione proprio dedicata alla ricerca e all'innovazione. In una struttura come la mia, credo che un obiettivo tanto raccontato ma poco esercitato negli ultimi anni in Italia sia quello di impresa 4.0, industria 4.0, e che con questo nuovo governo ha preso una dignità che immagino assumerà un'importanza davvero significativa. Abbiamo finalmente anche un ministro dedicato alla transizione digitale. E quindi, ecco, io credo che lì noi dovremmo esercitare il nostro ruolo. Per noi in questo momento parlo proprio di CNA e delle altre associazioni che come me hanno la possibilità di giocare questo ruolo di accompagnamento nella digitalizzazione, che è un accompagnamento, secondo me, a 360 gradi, non è solo verso le tecnologie abilitanti, deve contenere molto di più e deve riuscire davvero a mantenere l'impresa è più piccola e più prezioso questo ruolo al centro di queste relazioni ad altissimo valore. Penso al cluster, ai cluster dell'Emilia Romagna, Cluster Create, che è un cluster che ha a che fare strettamente con il tessuto, proprio la storia dell'impresa in Emilia Romagna. Pensate alle imprese artigiane e al Cluster Create, ovviamente. Sono imprese quelle che fanno appunto la storia e anche la reputazione della nostra terra, ma allo stesso tempo rischiano di essere le più lontane dall'innovazione, dalle logiche della digitalizzazione. Quindi la sfida vera io credo che sia riportarle sempre al centro. È sicuramente faticoso, ma non credo ne esista un'altra e lo possiamo fare tutti insieme in modo da scalare, diciamo, tutti gli step che servono alle imprese per aumentare il loro successo, il loro business. Grazie Marcella, riportare le imprese, soprattutto le piccole e medie, al centro di ogni tipo di progettazione di intervento è veramente una delle sfide che dobbiamo considerare, anche nel campo dell'innovazione della conoscenza. Condivido assolutamente. Barbara, il tuo punto di vista? Condivido l'idea di Marcella. Del considerare il nostro sistema produttivo come un sistema produttivo fatto di piccole e medie imprese. Per tanti anni le politiche industriali di questo paese hanno avuto come target di riferimento il sistema delle grandi imprese, a discapito invece di un sistema che ha generato valore sociale, valore economico e valore sociale. È un sistema difficoltoso da mantenere, col quale relazionarsi, per la sua sfaccettatura, per la sua dimensione, per la quantità di differenti esperienze. Ma è altrettanto vero che il benessere diffuso, generato, l'Emilia Romagna ne è un esempio, è stato determinato negli anni e lo è ancora oggi grazie al sistema delle piccole e medie imprese in una relazione col mondo delle grandi. Io credo che il modello di relazione che noi dobbiamo pensare per mantenere costante, diciamo così,
in essere le filiere produttive. Io provo a parlare di filiere produttive, nel senso che oggi le sfide sono veramente enormi e non sempre tutta la filiera è in grado di rispondere alle esigenze del capo commessa o della grande azienda. La sfida è un po' quella. Certamente l'aspetto digitale, la trasformazione digitale, la digital transformation rappresenta uno dei segmenti fondamentali di trasformazione, ma anche la capacità dall'altro di cogliere, per chi si occupa di innovazione, di sforzarsi di pensare al sistema in quanto tale. Perché anche per noi innovazione e molto spesso anche i centri di ricerca e di innovazione, le università, è chiaro che sviluppano delle relazioni virtuose con le grandi imprese, ma per le ragioni che dicevamo prima. Io credo che noi come Demo Center, come centro per l'innovazione, dobbiamo avere come riferimento tutto il sistema, che è un sistema, come dicevo prima, complesso, fatto di relazioni a volte molto fragili, ma nello stesso tempo credo che la vera sfida sia quella di traghettare verso una nuova era, diciamo così, anche le aziende oggi che si trovano un po' più in difficoltà. Stiamo creando dei piccoli gruppi, dei piccoli cluster di interesse proprio per avvicinarli verso tematiche che sono in profondo cambiamento. Pensiamo solo al sistema dell'automotive. Passiamo da un motore endoscopico a un motore elettrico o a idrogeno o misto, e pensiamo alle ricadute che questo sistema, che questa nuova alimentazione può avere su tutta la filiera produttiva, ma non solo, di tutto ciò che è a contorno del sistema dell'automotive. Quindi questo è quello che noi dobbiamo fare, pensare proprio alla fase di transizione da sistemi produttivi che avevano determinate caratteristiche per produzioni di beni, che oggi stanno subendo in modo velocissimo trasformazioni che ieri non ritenevamo avessero una velocità e un'accelerazione di questo tipo. Parlo del settore dell'automotive, ma potrei parlare del sistema della moda, visto che Marcella parlava del cluster Create, no? Dove il sistema moda è assolutamente un settore oggi molto in crisi profondamente per il periodo Covid, dove un anno di lockdown più o meno ha prodotto quello che ha prodotto. È chiaro che oggi dobbiamo pensare alla moda probabilmente in una logica anche un po' diversa. E queste riflessioni credo che noi le dobbiamo fare come soggetto promotore di valutazioni che hanno degli impatti sulle imprese. Leggiamo la società, leggiamo i bisogni e proviamo ad accompagnare imprese verso delle transizioni che producono dei cambiamenti. Quindi davvero credo che, prima dicevo non uno di meno, in modo anche lì un po' enfatico forse, però in un qualche modo dobbiamo davvero preoccuparci di un sistema che io chiamo filiere produttive, che Marcella chiama piccola e media impresa, artigianato, ma che comunque dà il senso di una coesione produttiva, cioè necessariamente noi dobbiamo preoccuparci che il sistema regga, perché altrimenti arrivano soggetti, possono arrivare soggetti che mettono in crisi in modo significativo
la capacità di produttiva economica del nostro sistema. Questo per evitare, per dare sostenibilità, perché comunque la creatività italiana in senso lato anche nelle filiere produttive rimane sempre comunque un valore, ma deve essere veramente accompagnato verso i processi di trasformazione. Grazie Barbara, è molto interessante questa vostra riflessione conclusiva, perché certamente Marcella metteva diciamo in primo piano il fatto di mantenere le aziende, le piccole e medie imprese al centro della progettazione, e tu hai unito a questa prospettiva anche una prospettiva più sistemica, quindi mantenere la centralità delle imprese pensando però all'impatto sul sistema che la progettazione degli interventi di innovazione può avere, quindi prospettiva azienda centrica e prospettiva sistemica per generare effettivamente progetti e prospettive di innovazione, e questa doppia prospettiva è imprescindibile considerarla anche negli interventi di innovazione della conoscenza e del apprendimento. Quindi vi ringrazio tantissimo Barbara e Marcella per l'esperienza che ci avete portato, lo dicevamo anche prima ma non smettiamo di ripeterlo, il viaggio in cui ci siamo imbarcati, cioè quello dell'innovazione delle forme di conoscenza e di apprendimento, è qualcosa che non possiamo fare da soli, quindi siete assolutamente nostre compagne di viaggio, come tutti coloro che hanno avuto la pazienza di restare ad ascoltarci questo pomeriggio. Grazie davvero, vi ricordo la prossima tappa che sarà il nostro evento internazionale Future Design for Knowledge Innovation il prossimo 31 marzo, sarà un evento in digitale, vi daremo tutti i dettagli sicuramente via social, quindi restiamo connessi e lasciamo che la conversazione rimanga aperta. Patrizia vi ha anche postato in chat l'indirizzo email al quale potete in ogni momento raggiungerci per chiederci informazioni, curiosità, dubbi o condividere esperienze sul nostro progetto di innovazione della conoscenza. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Speriamo di rivederci presto e di proseguire assieme nel nostro viaggio di innovazione della conoscenza. Grazie. Grazie Valentina. Grazie a voi. Marcella, a presto. Ciao Barbara. A presto, grazie Valentina. Ciao. Grazie a voi, grazie mille. Grazie.